Allora, ragazzi, ciao. Ho un leggerissimo ritardo, leggerissimo ritardo. E non è mentale, ragazzi, non è mentale, o perlomeno io non credo, poi non saprei. Ciao Maila, ciao Alessia, Alessia che mi riprende subito. Insomma, ciao Paola, finestra! Perché alle 10 della tarde, ragazzi, arrivo io, praticamente alle 10 della sera. Vabbè, che vogliamo fare? Che vogliamo dire, ragazzi? In ritardo, appunto. Vabbè, non lo faccio più, però non potrei giurarlo. Quindi, ragazzi, mettiamola come buon proponimento della serie. Cercherò di non farlo più, di non venire più in ritardo. Però, insomma, ragazzi, considerate che può esserci, può avvenire questa cosa, cioè che io arrivi in ritardo, può venire anche che io non arrivi per niente. Comunque, ti sei addormentata e se la ride pure, ragazzi, cioè questa mi fa veramente bullismo, mi fa bullismo quando il bullismo arriva dai tuoi utenti nel tuo canale proprio, ragazzi, che dire, niente. Allora, ciao Alessandra, ciao Iaia, ciao Paola, un leggerissimo ritardo, lo hai detto lì, ma penso che io a questo punto se ne sia accorta, oh Paola, ti dico sinceramente, e probabilmente lui non lo ritiene neanche leggerissimo sto ritardo, ti dico sinceramente. Però insomma, vabbè, ragazzi, sono così, sono fatta così, che vogliamo fare. Anna Maria, buonanotte, finestrine e finestrine, dice Anna Maria. In che senso buonanotte, Anna Maria? Buonanotte nel senso che ci vieni a cantare la ninna nanna? Spiegaci, dici tutto, dici tutto. Sei in ritardo perché non hai una vita. È vero, Maira, sono in ritardo perché non ho una vita. Io aspetto sempre di aprire, no, per fare un po' di vita, per vedere un po' di gente, aspetto sempre di aprire le live notturne, ragazzi. Anna Maria dice: sono già a letto. Anna Maria, sa, non frega pa, cioè, anche perché se ti addormenti adesso, poi più tardi ti svegli. Quindi fai la brava, mamma, scendi dal letto, piedini per terra sul pavimento e vieni e spicciati pure, Anna Maria. Allora, guardate, con queste cose, ma vedete, vedete con chi ho a che fare io? Cioè, con gente che mi tratta male se faccio un pochino di ritardo, con gente che se faccio un pochino di ritardo si mette a letto, cioè della serie basta, siccome non sei venuta in ritardo, siccome sei venuta in ritardo, io adesso mi metto a letto, fai de tense, insomma. Alessandra, sto un po' con te, dopo un po' da fare come vada, non ti preoccupare Alessandra. Non sto dormendo, sto in coma sdraiata. E vabbè, apri, fai come fa la nostra Monicuccia. Cioè, apri, vieni e dopodiché, sdraiata o non sdraiata, non me ne frega. Allora, 50 anni fa, se avessi detto a mio marito di avere un ritardo, purtroppo adesso come adesso, cioè, io posso anche dirti, anche se, cioè, avessi detto a Illo di avere un ritardo, no, anni fa, comunque avrebbe pensato a un ritardo mentale, quindi non c'è nessun tipo di problema. Non si sarebbe comunque spaventato perché so, sicuramente mi avrebbe detto: non ti preoccupare, lo so, quindi me ne sono accorto, ecco. Però visto che anche tu ti sei resa conto, mi fa piacere perché così insomma ce ne siamo resi conto tutti e due. Allora, ciao Agata, Alessia tra un po' ci canterà e voi, haters di merda. Ehi, tu, haters di merda. Allora, Agata ti avrebbe risposto, ma no, sei solo un po' scema, dice Agata, grazie Agata. Allora, Alessandra, come te capisco, finestra, anch'io sono in coma profondo però, e non ti preoccupare, Alessandra. Anna Maria, Paola avrebbe urlato, divento pua pua. E non è possibile, non era possibile, Anna Maria, perché praticamente abbiamo sempre, 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 sempre usato precauzioni, per cui divento papà, cioè, ma comunque mi avrebbe chiesto di chi è, praticamente, mi avrebbe detto divento papà, di chi è? Allora, ciao Finestra, a te tutti quanti in chat, ciao Mestizia. Allora, eccola qua, questa che si va a allungare se faccio un attimo di ritardo, ragazzi, io non lo so. No, no, non era Vediamo dopo previsto. l'ammutinamento del Bounty, ragazzi, abbiamo l'ammutinamento della finestra sul cortile, soprattutto di Anna Maria. E lei, Ma, com'è? oh, ma scusa, dopo un giorno sdraiato sul divano, alla sera posso sdraiarmi nel letto. No.
Cioè, sei stato un giorno sdraiato sul divano e poi ti sei messo sdraiato sul letto. Lo sai che io non faccio un'emerita cippalippa durante il giorno. Allora siamo in due. Siamo in due, per due cui non ci cippelippe. Due cippelippe, infatti non ci possiamo lamentare, ragazzi, perché non facciamo nulla né io né lei né voi, perché se voi ci seguite vuol dire che anche voi non avete una vita, che anche voi non passiamo fate da sdraiate sui divani, tazza cesso, sdraiate nel letto, che vita, che vita. E alle volte vicino al frigorifero. Allora, finalmente arrivato a casa, vi ascolto in rispettoso silenzio. Maila, allora un bacione, finalmente va a casa Maila dopo giornata di lavoro. Anna Maria, sei riuscita a fare tutto da tua figlia? Sì, i terrazzi grandi linee, perché c'era brutto tempo, domani porta ancora pioggia, perché vorremmo mettere il tappeto, sai, quelli da esterno, no? Di quella specie, insomma, una stoffa all'esterno. E cercare queste sedie di plastica. Domani vado, faccio un salto, perché devo portargli due cosine che ho trovato in un negozio stamattina. Ho trovato l'uovo della Kinder, che mi ero rimasta male, che non potevo comprarlo perché era un po' carino. L'ho trovato a 2,50 €. L'uovo della Kinder di Pasqua, della Reine des Neiges, la mia regina delle nevi. E allora glielo porto, fanno metà testa. E poi torno qua perché devo fare due cosine, due appuntamenti, e devo andare a prendermi i soldi del B&B, perché non mi aveva ancora pagato. Sì, vabbè. Sì, allora, Trottoli, ha un ritardo, non so di che cosa, ma è un ritardo. Sì, Frose. Sì, Trottoli, allora. Anche lei è preoccupata. Sì, ha un ritardo, ha un ritardo. Ciao Proctolin, finestra in ritardo, sai che novità, infatti ragazzi. Anna Maria sarebbe Frozen? Sì. Sì, Frozen, la regina delle neve, Frozen. Ah, Elsa. E quindi ha trovato quest'uovo, meno male ragazzi. Ce ne sono un migliaio, perché essendo care, e qua a Ruby non è che ce la passiamo benissimo, hanno preso le uova, diciamo, di altri tipi. In questo negozio che sono andata stamattina ce n'erano veramente, veramente tante. E anche i coniglietti della Lind, che prima le costavano 7, 8, 9 euro, 2,50 € così. Vedete che alla fine devono venderle comunque. Ragazzi, paga. Ciao Giorgio. Allora, Giorgio saluta tutti, soprattutto per Alessandra, che ti chiede se ci sono ancora le uova in giro. Lei risponde. Sì. Tardine. Ciao Grampi, ritardone pure a te. Ciao ragazzi, come va? In Francia va l'uovo con sorpresa una mini ghigliottina. Sì, casomai devi fare esperimenti. Proctor, sì, è vero. C'è lì. Allora ragazzi, che avete fatto nel frattempo, che aspettavate che io aprissi, perché io sono convinta che voi mi aspettavate con tanta trepidazione, punto interrogativo. Sì, fidati. Che avete pensato? Sì. Pensato sì, ma non sempre in positivo, Per positivo, negativo, perché si pensi, Anna Maria? Io ho detto, vai, stasera non c'è la rompicoglions, che bello, vado a dormire, mi rilasso. Invece è arrivato, e il YouTube ha fatto, ho detto, cos'è, l'avviso della live? Allora, sì, ho già due nomi in lista VIP, dice Proctor, Maria Antonietta e il marito, praticamente, per usare sì. Allora, Alessandra dice, io mi sono detta, ma stasera ci buca finestra, no, invece finestra è importante crederci. Io ci credo fortemente, tu Alessia. Se non ci credessi, come dice qualcuno, non sarei qui, quindi. Perché se dovessi pensare che non me ne frega niente, ragazzi, cioè, ciaone. Oh no, Anna Maria, mi stendo vicino. No, io ho pensato, che avessi trovato un film dell'orrore molto interessante, nuovo, che ti avesse acchiappato, ho detto, si scordavo. E invece, mannaggia la miseria. Non ci sono nuovi film dell'orrore. Allora, ragazzi, come film, pare che ci sia Omen, che sia uscito, che è il remake del Presagio, praticamente, non so se conoscete.
Sì. Ho visto il thriller, praticamente è uguale, dal thriller quantomeno dovrebbe essere uguale appunto a Il Presagio, cioè il primo film che è uscito della saga di Omen, di come si chiamava il Damien La praticamente. maledizione di Damien. Però praticamente già è stato fatto un film, è stato rifatto un film che a me sinceramente non è piaciuto per niente. Poi ho visto questo che dovrebbe uscire e mi sembra proprio che è uguale a quello di prima, ragazzi, al primissimo film. Allora, si stava già immaginando camminando sotto la pioggia ridendo alla luna. Anna Maria stava già assaggiando la libertà per una serata, Mannaggia. passeggiando sotto la pioggia con tutti i fulmini di allocche, cioè, magari Madonna anche. mia, speriamo di no, caspita, no, 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 come l'altra volta no, però ha fatto disastrini, In Bretagna sì. Allora, dice Mestizia, diciamo che io ho già preparato per domani a pranzo, visto che alle 5:30 vado a lavorare, oh cacchio, fagioli in al mollo e riso bollito da condire a pranzo. Bravissima, vede come ragazzi ottimizzare il tempo che insomma uno non dedica a me, così dovete fare, non dovete girare per altri canali, assolutamente, questo ricordiamocelo sempre ragazzi, perché non voglio che voi andiate da nessuna parte. Casomai io dovessi fare tardi, ragazzi, vedete di pulire casa, rifare i letti, cambiare le lenzuola, prepararvi il pranzo, insomma, tutte queste cose caserecce. Devi fare i Allora, letti alle giorno. 10 di sera. Qualsiasi cosa è, Anna Maria, non me ne Ah, frega. L'importante è che lo sto l'Italia, studiando. c'è il fuso orario. Ah, ok. Allora, brava Mestizia, dice Giorgio, su Prime sta per uscire la serie su Fallow. Non so cosa sia, Grampi, ti dico sinceramente. E tra parentesi, uscirà anche il film Joker 2, praticamente interpretato, e adesso non la Folie à deux, mi sembra che si intitoli, Folie à deux, mi sembra, dove Joker, interpretato da Joaquin Phoenix, praticamente incontra il suo amore. Non mi ricordo come si chiama la nemesi femminile di Joker, comunque quella tizia lì, praticamente, e sembra un bel film. Sinceramente questo lo vedrò veramente con cioè, ho aspettativa per questo film. Ok. Thriller! Si pronunciava un thriller! Dice Alessia Leschi. Io voglio invitarti Ho subito in le causa per cuffie, tu parlavi sotto in chat. ho Eh? le cuffie, ho Oh, le scusa, perdono. cuffie. Perdono, perdono. Anna Maria. Allora, è tratto da un videogioco molto famoso, dice Grampi, ma io non uso videogiochi, quindi ti vengo a pulire io casa, dice Alessandra, amo fare le pulizie finestre, ti disinfetto tutta casa, amo più spicciare. E mi fa piacere Alessandra, tu vieni, io ovviamente ti pago perché non c'è problema, tu mi spicci tutta casa, Alessandra, e io ovviamente ti pago. Harley Quinn, bravissima Iaia. Tra parentesi, Harley Quinn è interpretata da Lady Gaga, quindi ci Bah, sarà bellissima. sì, Adoro questo quella duo, ragazza. Joaquin Phoenix, Phoenix o come lo vogliamo chiamare, eppure, no, a me è piaciuto, a me già è piaciuto il primo Joker, quello sempre con Joaquin Phoenix, che tra parentesi era dimagrito ancora, Anna Maria, questi attori fanno un disastro, Madonna mia, beati loro. capito? L'ingrasso dimagrisce, ma che poi è dimagrito tantissimo, perché se tu lo vedi praticamente è pelle e ossa, beato Madonna. lui, allora. Spicciate casa Ginestra, dice Proctolin, Follia 2. Sì, Giorgio, infatti. Allora, a posto un film da non vedere. Invece, veramente, secondo me, vi piacerà. Quindi vedetelo, non scassate, ragazzi. Giorgio Tesoro, Anna Maria, vedi come faccio io per, insomma, come posso dire, ti suggerisco un film. No, vedilo e non scassare. No, non è bello Io, così. ma neanche No, sotto tortura. figurati, ma per la carità, io che vedo Ma questi no, film, per la carità. È no. comunque un film dove la pazzia e l'amore la fanno da padroni, Ah, ragazzi. boh, Quindi, ho già dato. sia per pazzia che per amore, dici tu. Sì, ho già dato. A posto. Allora, Proctolin va a spicciare a letto il letto e ci saluta. Ciao, Proctolin, un bacione. Allora, Alessia Alessia Ahia. diceva. Ma era già un stuzzicadenti, poveraccio. No, no, Alessia, poi aveva ripreso i chiletti dopo che aveva fatto Joker e adesso li ha dovuti riperdere perché Joker interpretato da lui è un Joker molto, 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 molto magro.
Allora, Iaia, Anna Maria, vieni con me da Amplifon. Io ormai ho perso non so quanti decibel, ho perso a furia di ascoltare film con le cuffie. E addirittura, addirittura. Allora, io amo più lavare i piatti, mi rilassa. Vabbè, Giorgio, vieni, che tanto c'è tanto da fare per tutti, non vi preoccupate. Se c'è poi chi ama lavare i vetri, chi ama mettere a posto i panni, non vi preoccupate, c'è lavoro per tutti, venite, venite. Allora, io amo The Others, mi sembra, si chiama così, Finestra, è troppo bello. Alessandra, intendi il film con Nicole Kidman, che praticamente abitano in un palazzo, in una magione, in mezzo praticamente al nulla, e abitano con dei fantasmi. Allora, Patti, buonasera, stasera che si dice Head Ma Mubarak? stamattina, stamattina, stamattina. Vabbè, stasera ragazzi, quindi Sì. hai fatto bene a ricordarcelo, Patti, per tutti quelli che hanno finito il Ramadan, ragazzi, auguri, auguri, auguri. Mabruk, Eid Mubarak, Mubarak, ragazzi, quello che volete, in ogni caso, auguri. Allora, per me la numero uno è sempre Madonna, la regina del pop, dice Mestizza. Prima forse, adesso però sono gusti. Io Sì, il amo suo periodo. Madonna anni 80, 90, quando è uscita, poi è cominciato. E adesso c'è Lady Gaga che per me ha un tocco in più, però sono gusti. Allora, ragazzi, nel caso per Amplifon ci pensa Finestra, mi pare anche giusto, che caspita. Sì, ci penso io, non ti preoccupare. Alessia! Allora, per questo amo più magari mettere in ordine le cose con criterio, dice Giorgio, bravo. Il King della il King della San Marco ha finito il Ramadan, dice Grampi. Buon per lui, ragazzi, buon per lui. La regala, secondo me, è l'erede di Madonna. Yaya, io ti dico sinceramente, non lo so. Mi piace la voce di Lady Gaga, mi piace anche come recita Lady Gaga, sinceramente. Ciao Stregolina, gran fini, ci derba a te. Mi piace anche come recita, tra parentesi, questa non è che ha avuto una vita semplicissima. Ha raccontato che quando era piccina comunque era bullizzata, ragazzi, quindi... Non, devo dire che per una ragazza che praticamente si è fatta da sola, ragà, tanto di cappello nel senso, tanto di cappello, sì, sinceramente. Cioè. Allora, ma ultimamente mi salti tutti i messaggi a Peppari Finestra. Scusami, dove sei, Agata? Fammi vedere, fammi vedere, fammi vedere. Aspetta. Ma vi ricordate come era ingrassato e dimagrito per un film Jared o quello che è Leto? Sì, allora, io queste cose non le concepisco, ti dico sinceramente, Agata, perché ci sono anche Charlize Theron è Sì. molto ingrassata, molto ingrassata per i suoi standard, nel senso per fare il film The Monster, praticamente. E mi stupisce la rapidità con cui questi dimagriscono, e perché poi riprendere peso, ragazzi, non è niente, è una passeggiata di salute. Però praticamente dimagrire è difficile. Se voi vedete appunto Joaquin Phoenix quando ha fatto il primo Joker, e lo rivedete anche adesso, veramente Più tardi vado a cercarli su Google perché mi sto incuriosendo. è molto. Più tardi vado a cercarli su Google, Jared Prima Leto e Joaquin faccio Phoenix. vedere, dai. Beh, Che anche poi, Robert De Niro ragazzi. per fare Jack La Motta era ingrassato di 30 kg, non è facile Ma neanche perché vengono 21 30 nel corpo, ragazzi, sotto stress, tanto caspita. sotto stress. Perché Sì, insomma, può ragazzi, darsi, può darsi. Sì, secondo me hanno avuto l'aiuto di qualche farmaco così, perché se no non si spiega. Ci sono quelle allora, medicine che tolgono la io fame. prima di far vedere questa foto, vi voglio dire che assolutamente in questa chat non promuoviamo l'anoressia, assolutamente. Cioè, non è quello il senso, è per far vedere l'attore com'è dimagrito, quanto è dimagrito, punto. Non si tratta di anoressia, di far vedere ragazzi, appunto di promuoverla, niente di tutto ciò.
Ci mancherebbe altro, ragazzi. Cioè, se credete di soffrire di anoressia, se vedete che insomma non vi piace il cibo, lo rifiutate, fatevi aiutare, ragazzi, perché l'anoressia non è uno stile di vita, è una malattia, ok? Allora, ecco Gerard Leto. Oh mamma. Che era dimagrito appunto per fare il film. E vi faccio vedere anche Joaquin. Quindi vedi, Anna Maria, cioè Mamma quanto mia. mettono sotto stress il corpo. Sì, ma più i reni anche, i reni, perché anche gli organi interni ne subiscono tanto, Madonna mia. Allora, vi faccio vedere questa foto, prima e dopo di Joaquin, che poi a me piace tantissimo, Joaquin, ragazzi. C'è una foto in cui sembra un grissino e una foto in cui sembra un palloncino, praticamente. In tutti e due i casi mi piace, ragazzi, mi piace il viso di questo attore, mi piace tantissimo, veramente. O pallottone, ragazzi, o come si chiama? Allora. Eccolo qui. Oddio, Qui mamma quando ha mia. fatto Joker, praticamente, e qui nella normalità, praticamente. Quindi vedete che anche lui, nel Mamma mia. senso, ha dovuto sottoporsi a questa tortura. Mamma mia, Allora, non in quel sembra film neanche interpretava lui. la stessa. Non sembra nemmeno lui a sinistra. Hai visto? Allora, in questo film interpretava una transessuale malata di HIV, quindi era richiesto che fosse di una magrezza malata, diciamo. Anche Matthew McConaughey fece un film dove si ridusse pelle e ossa. Dici, ma lo vado a trovare. Allora, poi dopo aver interpretato l'assassino di Kennedy, ed era nuovamente diventato obeso e poi dimagrito tutto di botto. Agatha, il problema quello è che purtroppo quando devi fare delle parti, a meno che non fai delle parti non drammatiche, ma comiche, quindi ti puoi mettere le imbottiture di vari, come posso dire, ragazzi, di vari materiali, devi essere credibile e quindi, insomma, ragazzi, quello devi fare. Allora, alcuni attori si accontentano di trucchi, altri invece modificano di volta in volta il fisico, dice Patty. Poi le pagano tutte le cure, dice Stregolina. Pure Christian Bale, nel film L'uomo senza sonno, era dimagrito. Christian Bale era dimagrito tantissimo. Anche qui, è uno che modifica il fisico, vedi, sei d'accordo con Grampi, cioè le produzioni gli pagano le cure. Grampi, telepatia, dice Patty. Praticamente abbiamo un caso, ragazzi, tra parentesi. Ieri ho provato a connettermi mentalmente con il mio Illo per farmi portare i dolcini, come si dice, i gelatini di menta e cioccolato, e Illo mi ha detto, tiè, Fisicamente, non mentalmente. Allora, sì, da considerare i rischi per la salute per questi cambi di fisico. Eh sì, infatti. Io ho visto in televisione Russell Crowe a Roma con la famiglia, ma è riconoscibile, pesa un botto, dice Mestizia. Sì, ci sono, ma vedete pure Ciacciottello qua, ho fatto vedere le foto di Joaquin, no, pure lui è abbastanza Ciacciottello rispetto a quando ha interpretato. E questi sbalzi così, raga, da magro magro a cicciottello, insomma, non vanno bene. Allora, scusa, ma la prossima volta scarica gli app degli orbs, così tutti gli spiriti per comunicarlo a Illu. Sì, cioè, niente, non mi ha portato niente, ragazzi, ma si può vivere in questa maniera? Niente proprio. Ah, che cosa dovevo vedere, ragazzi? Che Matthew, questo, ma siamo sicuri che questo è dimagrito perché doveva interpretare una parte? Ah, sì, lo stavo, scusate, lo stavo scambiando per quello che ha fatto, mamma ha perso l'aereo. L'ho scambiato per quello di mamma ha perso l'aereo, invece hai ragione tu, perché anche lui era dimagrito veramente in una maniera, sempre Ma perché adesso doveva sta fare bene. la parte. Adesso sì, Sta bene, mi sembra che fa il sempre. modello per una casa di moda che adesso non mi ricordo.
Ma chi? Quello di mamma ha perso l'aereo? Sì, ha fatto Per una. lui, spero per lui, sinceramente, Sì, spero per lui. non mi ricordo, ma una casa di moda importante, fa. Allora, Grumpy dice, come la Queen che sta dimagrendo ogni giorno che passa, spero che poi si fermi, altrimenti si smaterializza. Ma infatti, poi non la riconosceremo più, tra parentesi, la cosa che mi ha fatto ridere, ragazzi. Anche Tom Hanks per fare il naufrago era Sì, è divertito. vero, vero. Sì. Che mi stavo dicendo, tra parentesi, ha fatto un video, no? Una live nel canale del marito, perché evidentemente si è resa conto che il canale del marito non fa molte visualizzazioni, quindi ha scelto di come si dice, ragazzi, di farlo lì. Un attimo solo, ragazzi. Tanti soldi entrano sempre nello stesso portafoglio. Allora, vi stavo dicendo che e si è fatta la coda, Anna Maria, si è fatta la coda, si era lisciata i capelli, si è fatta sta coda e buttava la coda da una parte all'altra della serie, guardate come sono belli i miei capelli. Ah, ok. Allora, raga, vogliamo dire che oltre al peso sta perdendo anche i capelli? Sta Cioè, perdendo anche il veramente. cervello, secondo me. Cervello non lo so perché non è a vista, però ti dico sinceramente che i capelli li sta perdendo eppure tanti. Io adesso non so se è lo stress, può essere anche che sia lo stress, e non sto parlando ragazzi per scherzare, lo sto dicendo seriamente, può essere anche che lo stress del dimagrimento, non lo so. Sì, Ma se voi dimagrimento, sì. soltanto la pagina, basta che vedete i primi 2 secondi, no? Che c'è lei che c'ha questa coda e la sbatte a destra e a sinistra, praticamente due peli, due, Ne ecco. avevo una Ne montagna, ne avevo una montagna, aveva tanti, capito? una Ma anche, si vede montagna. anche sulla cute, a parte che la coda è proprio striminzita, Anna Maria, ma si vede proprio anche sulla cute che sti capelli, raga, boh, non lo so. Ma Ci cosa è stanno e non ci stanno. successo? Maila dice, eccomi finalmente a casa, non vi dico il disastro che c'è qui, tutte le strade distrutte. Che è successo? Ma Ma lei in che per senso? il disastro della centrale elettrica, non penso. Ci dici, Maila, ci racconti come mai sono tutte le strade distrutte? Finestra, se mi vedi che commento poco e che sto trafficando qui a casa, non ti preoccupare. Alessandra Stregoli dice Grampi, perché Stregoli dice Grampi, ridicola, riferendosi alla nostra Queen. Ma sì. Però è contenta, ragazzi, è contenta, dice che poi quando compra le cose lei non è scema, si compra le cose che le vanno, se lo dice lei, ragazzi, va benissimo così. Allora, no, no, stregolina, a parte quello, ma non è quello, sono proprio i capelli che sono pochi, si vede pure dalla cute. Ribadisco il concetto, già gliel'avevo detto una volta, le avevo consigliato una volta, magari di prendersi qualche integratore alimentare, perché i capelli, ragazzi, cioè, tra un po' veramente ne si vede la cute. Mamma Allora, a mia. me piacciono molto gli uomini calvi, lo dico perché mio marito, e no, lo dico non perché mio marito è calvo. Mestizia, a me dipende sinceramente dagli uomini, nel senso che ci sono degli uomini che calvi stanno veramente bene, e l'abbiamo detto anche l'altra volta, se dovessi scegliere fra un uomo calvo e un uomo che si mette il parrucchino o un uomo che si fa crescere i capelli perché ne ha pochi, preferisco l'uomo calvo, vi dico sinceramente. Tra parentesi, sto vedendo anche tante youtuber che soffrono di alopecia. E che quindi i capelli non ne hanno, no, Anna Marie? Non hanno capelli, sopracciglia, non hanno ciglia. E ste ragazze, quando si truccano e si mettono, c'è una ragazza in particolare, si trucca, si fa le sopracciglia praticamente disegnate, e anche senza capelli, raga, è bellissima, bellissima. Una cosa veramente, non lo so, bella, bella, bella. Allora, peli sono peli, dice Stregolina, Maila, che è successo? Dice, ieri, Madonna, ho rotto le balls, questo dimagrimento è più noioso di quando parlava dei gemelli. Allora, da una parte io la comprendo pure, Yaya, perché comunque secondo me diceva che si accettava, ma in effetti non era così. Diceva io mi piaccio così, io sono bella così, io mi accetto così, ma alla fine non era vero, cioè perché
si vede molto più bella adesso, si vede molto più, e si vede che si vede molto più bella, quindi non c'è neanche il caso di dirlo. E la posso pure comprendere, però hai ragione tu, a rotto, nel senso ogni 3x2 sono dimagrita, sto Ormai è dimagrendo, però diventata monotematica ogni sua live. Già sono era una. dimagrita, sto dimagrendo, guardatemi, Ma sto. sì, ma Poi ogni tanto basta. si fa vedere, no? Se porta la giacca, la apre, mi sembra tanto di quegli sporcaccioni, no? Al parco con le, come si dice, con i Impermeabile. soprabiti, con i Sì. trench, no? Quando passa qualcuno, ta-ta, e fa vedere com'è, cioè basta, anche basta, nel No senso. palle. Anche perché secondo me è più bello quando te lo dice la gente, no? Guarda, qualsiasi cosa, sei intelligente, sei carina, sei acuta, stai dimagrendo, qualsiasi complimento, è meglio che te le lasci fare dalle persone. Che tu, capito, ti metti a dire io sono intelligente, guardate come sono diversa dagli altri, guardate come sono bella, guardate quando sto dimagrendo. Guardate. Allora, Mai la dice, stanno grattando tutte le strade per rifare l'asfalto, perché il prossimo mese passa il giro davanti a casa mia, sono tutti elettrizzati e ho una grossa festa in questo paese di poco più di 50 anime. Ah, allora boh, meno male, dai. Avevamo Posso paura dire che. una cosa? No, ma tra parentesi, Maila, fortunatamente passa il giro d'Italia, così hanno fatto le strade, no? Almeno Hai le strade da... visto? Hai visto? Il Giro d'Italia, ciao Nanni. Allora, Maila, allora è una bella cosa, dice Stregolina, assolutamente. Per una donna deve essere un trauma doppio. In che senso, Grampi? I Maila, ok, capelli. ho Per per disastro meteorologico. Eh? i capelli, sicuro. Sì, vabbè, ovviamente sì, alle volte non l'accettano gli uomini, figurarsi le donne, però quando te ne sei fatto una ragione, per esempio per le persone che soffrono di alopecia, no? Quando te ne sei fatto una ragione, ci sono tanti tanti modi di oltrepassare il problema, no, ragazzi? Certo, purtroppo chi non accetta deve andare di parrucche, ce ne sono tante, veramente molto belle, infatti c'è un'altra ragazza, youtuber, influencer, che soffre di alopecia e lei non fa altro che comprare, o gliele mandano, io questo adesso non lo so, parrucche su parrucche. Tra parentesi, Anna Marie, vogliamo dirle tutte che le parrucche che costano di più sono le più belle e sono le Ma più... certo, con i capelli veri, vabbè, certo. Infatti, ma anche come Costano calzano, molto. anche come calzano, no? Proprio veramente Sì. belle. Ah, Allora, come quelle che Nanni sta... usa la Naomi Campbell, l'avete viste? Cioè, quelle sono, Infatti, bah, sono tanto proprio per, no? belle. Allora, raga, ma avete sentito che il figlio delle cantante, I Do See, I Do C, e chi è sta cantante? È un truffatore, un finto chirurgo plastico che ha deturpato diverse persone? E chi è sta cantante? Scusa, I Do See, chi è? La Ma conosciamo? una cantante cantata negli anni 90 o 2000, anni 90, forse una canzone che è diventata famosa, una sola. Ah, ecco, è per quello che il figlio Sì. praticamente ha dovuto Ma mettersi. ci mangiava, ci ha mangiato. Ma infatti, almeno il giro passa. Invece a Cervinia lo scorso inverno sono rimasti fregati che sono saltati mondiali di sci per mancanza di neve. Vedi? Allora, Stregolina, quella che cantava Maila hi, Maila ha, Maila ha. Allora, Quella ci ha mangiato, un sacco di tempo con quella canzone. Però non credo che adesso lo devo andare a trovare, ragazzi. Non credo che si chiama I do see. Sì, si chiama così. E Anna Maria, ma mai una volta che venissi con me, I do see vabbè, sarà. Che ma io andavo a ballare quei tempi, eh. significa? Scusa, l'hai conosciuta di Me la persona ricordo. che diciamo, mi chiamo I do see. No, ma dicevano il pezzo, dicevano, insomma, si parlava. Allora, questa I Do See, ragazzi, pseudonimo di Paola Monica Mitrash, o Mitrache, che è nata a Bucarest il 14 giugno del 1971, è una cantante rumena naturalizzata italiana, ste rumene praticamente che ci vengono a rubare il lavoro. Ecco. Dragostea Dintei praticamente era il brano, e vediamo il figlio, ragazzi. Allora, sulle tracce del chirurgo estetico Franco,
Vediamo un attimo. Allora, è figlio. È stato pure ricattato da un giornalista, a quanto pare. Vabbè, in ogni caso, raga, questo non sa fare il chirurgo e fa il chirurgo. Quindi voi Mamma vedete mia. in mano a chi ci mettiamo, raga, e certe volte non lo puoi, ovviamente non lo puoi sapere, no? Non lo puoi sapere. Allora, Stregonina, quella che cantava Maila hi, Maila ha. Tra parentesi, avete visto che mentre leggevo Alessia Alessia, praticamente mi è venuta proprio di cantarla la canzone. Quindi brava Alessia Alessia, che insomma ci hai fatto capire chi era. Allora, la cosa che dà fastidio è tutte le volte che insultava pesantemente, lei con tutto quello scienziato del marito, tutti i poveri cristi che le dicevano di dimagrire perché si stava rovinando la salute. Non c'è peggior sordo di chi non vuole ascoltare. Adesso ha ascoltato, allora mandava le persone a quel paese, continua ancora oggi, alle persone che gli fanno notare determinate cose, continua a mandarle a quel paese. Quindi nulla è cambiato, semplicemente il fatto che è dovuta dimagrire, punto. Ma adesso Allora. spaccia sola, non mai, mai una volta che accenni il fatto che lei ha il diabete, ha dovuto fare insomma queste cose, no. Spaccia che tutta la sua forza di volontà che sta dimagrendo. E allora vedete che, vabbè, Ma infatti, ragazzi, non è personaggio, quella, non è forza. Allora, personaggio. non è forza di volontà, perché quando sai che devi dimagrire o poi stai male, ragazzi, più che forza di volontà è un dovere, lo devi fare perché altrimenti, puntini, puntini, puntini. Allora, tipo Davide che non sa fare lo YouTuber, eppure, dice Agatha. Allora, i suoi video sono diventate, le sue live sono diventate qualcosa di veramente penoso, penoso, ragazzi. Allora, per legge dovrebbero esporre la laurea in un punto ben visibile. Mestizia sì, ma come qualcuno si è scaricato il diploma, molti hanno le lauree falsificate. Voi figuratevi, ragazzi, che soprattutto negli Stati Uniti, perché qui spero che capiti molto meno, ci sono state delle persone che hanno falsificato tutti i loro attestati e li hanno falsificati così bene, tanto da essere assunti in cliniche anche di un certo, come posso dire, ragazzi, di un certo valore, cliniche conosciute, no? Quindi sì, le devi esporre, dipende da cosa esponi, anche perché quando vai, no, non è che ti metti tipo sì, grampi, tipo sì. Però una Allora, classica indagine, no? Visto che ci sono queste cose, una classica indagine, ti sei laureato dove? Dimmi, ok, una telefonata, è vabbè, vero Anna che Maria, però qui sai venuto, cioè. cos'è? Ho capito, ma no. Allora, come fai a farla l'indagine, Anna Maria? Come fai a farla l'indagine? L'unica indagine. Telefono, no? L'unica indagine, sai quale sarebbe, Anna Maria? Sarebbe di se anche per esempio negli Stati Uniti, perché qui ci sono come si dice, ragazzi, se sei iscritto all'albo dei medici, tarata, entri nel sito e vedi se effettivamente questa persona è iscritta all'albo dei medici. Io non so se le persone, insomma, possano farlo anche, ad esempio, in America, però. Penso di sì, però quando tu, soprattutto quando sei malato, non dico quando la devi fare una questione per l'estetica, ma soprattutto quando sei malato, già la paura, Anna Maria, una cosa è un'altra, tendi a fidarti, capito? Soprattutto se c'è poco tempo. Io ricordo tempo fa, sempre l'ho vista su YouTube questa cosa, ed era per quanto riguarda un racconto true crime, che c'era un tizio, Anna Maria, che faceva l'otorino praticamente, che a tutti quelli che gli andavano per quanto riguarda la gola diceva di togliersi le tonsille, no? Diceva di farsi questa cosa, che poi tutto sarebbe passato perché pagavano questa operazione, no? E non riuscì a capire una signora che non era per quanto riguarda quello che lei stava passando, non era per quanto riguarda le tonsille, ma era per quanto riguardava il fatto che questa signora aveva un tumore. Non gliel'aveva diagnosticato perché secondo me quello non lo sapeva proprio vedere e manco gliene fregava perché aveva preso quel modus operandi e quindi era sempre quella la questione. La signora purtroppo è deceduta perché insomma non le sono state fatte le cure. Subito, scusatemi, e
E quindi niente, poi si è scoperto così che questo truffava le persone, Anna Maria. Perché quella era la vera e propria truffa, nel senso, si faceva fare faceva le operazioni giusto per... Allora, c'è poca gente, perché non scrivete, ma ci siete? Ah, questo è Davide, dice, c'è poca gente, perché non scrivete, ma ci siete? Perché non mettete like? Mettete like o non parlo? Oggi c'è sole, che vita malmostruosa. Mia moglie è bellissima, lo era anche prima, ma adesso di più. E infatti, gli argomenti tipo della sua live, dice Agatha. Nanni continua a salutare tutti. Allora, Agata, ti stavo insultando se non leggevo fino in fondo, dice Agata. Il cugino di mio padre falsificò la laurea fingendosi architetto, ci ha ristrutturato la casa al mare e niente, un miracolo che non ci è crollata in testa, dice Iaia. Ciao zio Mimmo, che sei parente a zia Peppina? Allora, gran prima d'opera, veramente. Madonna mia. Allora, Alessia, perché Grampi che ha detto, raga? Me lo so saltato. Che cosa ha detto Grampi? Ah, tipo culoggero, eh sì. Ale, sai la storia, vero? Dice Grampi. Raccontacela, Grampi. Mestizia è una persona verificata, lo conosco. Dice Alessia, Alessia. Ok. Chi sei, il marito della zia Peppa? Grampi, no, ma credo sia meglio così. Ok, scherzavo, zio Mimmo, e benvenuto anche a zio Mimmo. Tra parentesi, tu da zia Peppina sei stata nominata, Anna Maria. Sì, ho letto. Ti leggo quello che ci ha scritto, perché poverino, ragazzi, diamolo, oggi è mercoledì, mi sembra una persona buona. Allora, dice questa zia Peppina, siete sempre nel mio cuore e io solo vi posso insultare, guai a chi osa farlo all'infuori di me. Si crede un po' io questa persona qui. Allora, e poi scrive Anna Maria, ti prego, fammi dimagrire come sai fare solo tu, con tanto affetto e coccole. Eppure, puntini, puntini, puntini. E già vedo Anna Maria che si alza di scatto dal letto e va a vomitare, No, ragazzi. no, non ho la forza di alzarmi, sono sotto shock. Non vomitare lì, ti prego, Anna Maria, No, trattieniti. no. Allora, posso essere scurrile? Dice Alessia, vabbè, lasciamolo perdere, raga, io Ma sì. la mestizia, Selari, è quello è, raga. Cioè, Anna Maria lo deve, cioè, manco lui si applica, capite? Anna Maria che lo deve fare dimagrire, applica neanche lui. Allora, buonasera a tutti. Ciao Andrea, si diverte con poco la zia. Eh sì, Nanni, è vero, è vero. Grampi, com'è che ha fatto? Perché vorrei scaricarmelo pure io, mi vorrei scaricarmi due o tre diplomi, ragazzi, qualche cosa del genere. Mo' vi racconto sta cosa, ragazzi, però che rimanga fra di noi. Allora, questo pomeriggio, cioè stamattina mi sono alzata, ho fatto un po' tutte le cose che dovevo fare, insomma, mi sono alzata anche piuttosto presto, col fatto che ero andato anche a dormire, che ero andata a dormire tardi, strano, mi sono svegliata presto. Presto intendo le 7, 7 e mezza, insomma, abbiamo cominciato, io è andata al lavoro, io ho cominciato a fare tutto quello che dovevo fare, praticamente torno, pranziamo e a un certo punto mi dico, senti, perché non ci andiamo a mettere a letto, ci facciamo un'oretta di sonno, ci siamo svegliati tutti e due presto, nel senso, lui si vedeva che era acciaccatissimo, raga, e mi fa, sì, andiamo, vabbè, siamo andati, siamo messi a dormire. A un certo punto io mi alzo, mi faccio il caffè, dopo un'oretta e mezza, lui continua a dormire e io lo lascio dormire perché quando è stanco, ragazzi, fa veramente tanta tanta pena. Perché vi ho detto, si alza molto presto la mattina e si ritira tardi perché comunque va a lavorare. Quindi quando lo vedo proprio tranquillo e rilassato, lo lascio dormire. Fatto sta che a una certa, Andamari si alza di scatto, no? Si precipita in bagno, comincia a lavarsi i denti. Oddio, oddio, avevo un appuntamento alle 7:30, oddio. E io lo riguardo, ma strano che c'è un appuntamento di lavoro alle 7:30 di sera, però non gli dico niente, perché comunque può essere, no? Oddio, Madonna, ma come co perché così tardi? Ma non riesco a fare niente. Quella su e giù, a un certo punto, poi mi viene, mi fa scusa, ma oggi che giorno è? Proprio così. Madonna. Io mercoledì, ma scusa, ma sono le 7:30 di notte o le 7:30 di mattina? Madonna, sei talmente fuso, ti va Sì, insieme un poverino. po'. Talmente, proprio mi ha sconcertato perché proprio fuori dal mondo, raga, fuori dal mondo. Fortunatamente, però, ero le 7:30 di sera, così l'appuntamento non era saltato perché è domani mattina, quindi.
Però questo fatto non che mi preoccupa, però mi fa capire che proprio è arrivato, è stanco stanco, dovrebbe No, ma veramente prendersi. succeda, succeda, non è niente. Lo so, Anna Maria, però pure il fatto, io tante volte gli dico, per esempio, quando puoi, no, la sera, il pomeriggio, magari non andare a lavorare, stati a casa, no? Riposati un pochino di più, no? E niente, deve andare perché deve fare, c'ha delle cartelle, c'ha delle questioni che deve assolutamente mettere a posto, cioè, Illo dopato dal segafredo. No, Illo non ne prende tanti di caffè, è morigerato. È abbastanza morigerato, quindi anche per quanto riguarda il caffè, ragazzi, devo dire che è una Voglio... persona molto tranquilla in questo senso. Io, per esempio, un caffè adesso lo andrei anche a fare, infatti, sono le 22:41, alle 22:45 io mi vado a fare il caffè, Anna Maria, volente o nolente, ragazzi, diciamola Facci, così. facci. Allora, ci hanno fatto pure una serie su Netflix, per quanto riguarda cosa, Grampi. Fammi capire, per quanto riguarda cosa, ci hanno fatto una serie su Netflix. Allora, raga, se non scrivete io divento peggio del nostro YouTuber preferito. Sapessi, ragazzi, cioè, vengo là, vengo a vedere che cosa state a fare, perché non scrivete. Se no, Anna Maria, parliamo io e te. Che hai fatto oggi, Anna Maria? Un po' di cose avanti e Un po' di indietro, come se io non so, io so, allora io rimango in casa solo se non sto bene, che sono veramente a pezzi, che sono obbligata a stare in casa. Se no, o vado a pulire, o faccio le commissioni, vado da mia figlia, su con mia figlia, faccio le cose. No, no, io non riesco a stare in casa. Sono Brava. abituata che io lavoravo 12 ore al giorno, figurati, sempre, sempre. E invece quando sto bene sono proprio, manco la faccia mi lavo perché non riesco neanche a alzarmi dal letto. Però riesco, faccio un po' di giro, un po' di cose. E buona. Domani lo stesso, faccio un po' di giri, un po' di cose e vediamo. Vediamo Allora, se lo faccio. ci devi coinvolgere con qualche domanda pure, ragazzi. C'è l'utenza che si ribella, ma oggi che vi è successo, ragazzi? Che vi è successo? Allora, vi faccio la domanda, dai, ragazzi. Quando è l'ultima volta che avete fatto sesso con il vostro compagno e com'è andata la cosa? Cioè, siete rimasti contenti, non siete rimasti contenti? Che è successo? E cominciamo con Anna Maria. Anna Maria. Io sto facendo i conti, va, fai scrivere a loro. Stai facendo i conti, no? Dopo Sì, ce lo eh. dici. Sì, sto Allora, pensando. oggi da me c'era un vento terribile, per fortuna non mi ha portato via. A quale compagno, dice Stregolina? Da me, ragazzi, allora adesso è tranquillo, però anche a me, da me c'era vento, prima minacciava pioggia, però poi si è calmato il tutto, quindi va bene così. Allora, l'altro ieri sera, come al solito, direi è andata. Io vorrei lunetta, dice Grampi, e non la puoi avere lunetta, non la puoi avere lunetta. Allora, l'altro ieri sera, come al solito, non è che dice è stato spettacolare, è stato benissimo, bellissimo, è stato coinvolgente, è stato un uragano. È andata, è andata. Allora, eh? Maria Enza, ciao, che tempismo, Maria, io esco. Ciao Perla, e Stregolina dice forse nel 2017-2018 vale anche con l'amante, dice zio Mimo, perché hai le Sì, amanti? ma anche con l'amante. Zio, avete capito, zio mio, zio Sì, Mimmo? sì. Allora, Perla di tutto un po', Perla come al solito nostro, Grampi non rimberti, resterà solo una fake thimble. Allora, io sto aspettando Fabio, dice Nanni. Fabio ultimamente si fa desiderare, viene, saluta, se ne va, ragazzi, È un non ci ragazzo fate impegnato. affidamento, non ci mettete amore. Allora, Impegnato. Anna Maria, che cosa hai fatto a distanza tu? Perché qua mi dicono, stasera a distanza con mio amore francese è stato bellissimo. Ma chi? Sesso virtuale che hai fatto, Anna Maria, confessa, confessa. Allora, No, 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 preferisco. No, no. Guarda, accetto di vedere un film horror, guarda.
Addirittura, Anna Maria. Madonna Ma tanto mia. siamo lì, quindi voglio dire, non Ma si discosta. no, ma dai. Massimo, poi lo, ma sì, ma dai, scherziamo. No, non voglio offendere, dai, scherziamo. È un ragazzo, un ragazzo. Sì, un ragazzo. Però può essere pure Anna Maria che l'ha fatto da, ovviamente l'ha fatto da solo, però ti Ah, ma pensava sì, molto, molto ovviamente. intensamente, però ti pensava Sì. intensamente. Allora, che devo dire, Fine è sempre lo stesso da anni e quindi è sempre uguale, dice Alessia Alessia. Ragazzi, ma qualcuno di voi ha Netflix con la pubblicità? Com'è? Non lo so, non ho Netflix. Allora, zio Mimmo con l'amante ha fatto sesso ieri. Bravo zio Mimmo. Mi dai il numero di tua moglie, zio Mimmo? O della tua ragazza? Zio Mimmo, ma Ma perché non no. dicevi che ti preoccupavi? Dai, apriti, zio Mimmo. Ecco, finestra. Questo potrebbe essere una domanda interessante. L'avete mai fatto virtuale per telefono? O anche ragazzi in chat, ma non in chat pubblica, ovviamente, no? Cioè, virtuale, virtuale. Allora, Yaya Yonna, dillo tu, Alessia, mi sto preoccupando, che avrà fatto mai zio Mimmo? L'attore porno, dice Stregolina? Allora, zio Mimmo è l'attore hard, veramente, dico, Fini. Bravo zio Mimmo, è bravo zio Mimmo, Ma no, non mi scusa, preoccupo mai, ma sono stata io. nella foto è lui? Nella foto è lui? Nella In quale foto? foto del profilo? Sì, ma penso sia stata con uno della postale. Aspettate che vedo sto zio Mimmo, ragazzi, andiamo al canale. Allora, Io già ci vedo poco, ma non riesco a focalizzare, cioè non riesco a vedere bene. Ha fatto la fine come Rocco Siffredi, è andato in pensione. Vabbè, raga, chi se la può permettere? A me sembra Misseri il tipo in Misseri il tipo in foto, dice Anni. Ma la Monica non lo so, si sarà addormentata un'altra volta, raga. Allora, e poi Fini ti chiede il perché le live in restrizioni, dice Maila. Lo so, però, Maila, c'è da dire che ogni volta che poi chiedo la revisione, mi tolgono la restrizione. Però poi per la revisione ci vogliono giorni, io non ho capito come funziona. Io anzi, ma adesso che mi hai fatto notare sta cosa, voglio andare a vedere se anche quella di ieri me l'hanno messa in restrizione. Sicuramente sì, ragazzi, Ma no? così, Sicuramente così, tanto per. sì. Ma non lo so, Anna Maria, guarda, mi credi se ti dico che mi sono stancata? Vabbè, ma poi te le rimettono libere, giusto? Qua, in restrizione, Ma ragazzi. scusa, ma c'era fino a oggi? Come fa a essere l'estrizione? No, non lo tolgono, non me lo tolgono. Ah. Praticamente mi mettono in restrizione, quindi non mettono la pubblicità. Madò, Capito? che Non, a cavolo. starci Ah, c'è, ma me la ok. mettono in restrizione. Poi io devo chiedere la revisione, loro lo rivedono e dicono, ah sì, è vero, non c'è niente di che, te lo ridiamo. Capito? Togliamo la restrizione. Intanto però mi rompi le scatole. E tanto pure, capito? Perché insomma. Allora, la demonetizzano. Sì, Aia, nel frattempo la demonetizzano, poi tu gli devi dire guardate che effettivamente non c'è niente di che, poi loro guardano il tutto e te la rimettono. Però du balle, raga, anche perché non ho capito il motivo per cui tutte le live che faccio adesso fanno in questa maniera. Cioè, prima niente, no? Magari ce n'era, prima niente proprio, o quando accadeva, magari era per il titolo, per cui io cambiavo il titolo, ragazzi, e andava. Però adesso mi sono impuntata io, perché io devo vedere, cioè, se il titolo, anche perché io metto titoli tranquilli, non è che metto titoli chissà come. E quindi, raga, che Ma non è facessero che la vengono revisione segnalate da qualcuno, intanto che eh? controllano, no? Non è che magari per scherzo te le segnalano, per Non dispetto lo so, te le neanche mi segnalano? interessa di saperlo, ti dico sinceramente, Anna Maria, non mi interessa neppure di saperlo. Tanto io richiedo la revisione, Anna Maria. Sì, no, Loro per rompono le dire, scatole perché a me. sennò. Loro rompono le scatole a me, no? E io rompo le scatole a loro. Da se li guardate, lo costringo pure a riguardare e vedete se c'è qualcosa che non va.
Allora, e vai, fini, hai fatto tombola, dice Mael, assolutamente sì. Allora, adesso dice, mestizia, quello è l'importante, siamo gli unici con l'alza bandiera in live, dice Grampi. Allora, Grampi, tu ricordati, zac, zac, fini, ma se tu vuoi parlare sempre di sesso, perla, cioè, no, possiamo parlare anche di altro, che ne so, avete pagato le tasse, raga, quando si pagano le tasse di questo periodo, raga, lo sapete? Tra parentesi, a me lo Stato mi deve ancora ridare un bel po' di soldi, ragazzi, perché quando c'è stata una volta che ho pagato le tasse, me l'hanno fatto pagare di più, Anna Maria, poi hanno fatto i controlli, praticamente mi devono tipo, credo, 800 euro, Ma hanno cosa del tempo genere. 5 anni, perciò hai voglia, ciao. Ciao Une, no, ma tanto io ho Se parlato devi con mio pagare compagno. subito per rimborso, hanno tempo 5 anni, perciò. Allora, ma lo faranno mica in base a qualche segnalazione farlocca? Infatti può essere, però io non so come fare a vedere, no? Se l'hanno segnalato o se non l'hanno segnalato, perché teoricamente YouTube sbaglia anche in questo, no? Perché se mi segnalano qualcosa, YouTube dovrebbe mandarmi una mail con cui, guarda, ti hanno segnalato, Tizio e Caio ti ha segnalato questa cosa, no? Invece a me queste cose non arrivano, quindi non lo so. Dico, boh, non lo so. Facciamo che segnalino, ragazzi. E un'altra cosa vorrei dire, YouTube di questo dovrebbe anche tenere conto, nel senso, se c'è qualcosa, se c'è qualcuno che segnala sempre le live e poi si viene a scoprire che queste live sono tranquille, YouTube dovrebbe prendere provvedimenti contro le persone che segnalano Certo. le live, ok? O contro quelle persone che mandano gli strike. Senza motivo. YouTube dovrebbe prendere provvedimenti, secondo me. Cioè, hai mandato tre strike, due strike, uno strike a sta persona, comunque devi avere come posso dire, una punizione mi sembra un po' troppo, però sappi che la prossima volta che fai una cagata del genere, noi siamo qui e Ce la facciamo al ti si posto. ritorcerà contro, eh? Sì, diciamo, la fanno quella persona. Ma io non lo so, quindi non lo so, sinceramente. Scrivi nel ghiaccio e metti al sole finestra, assolutamente scienza. Se devi tu non sia mai, se devono loro calma piatta. Sì, è vero, Ma Nanni, sì, eh. però io poi ho parlato col. Mi sembra proprio di avervene parlato questa cosa. Avevo parlato col commercialista e gli avevo detto che se c'era qualcosa da pagare le scontavo poi con quei soldi lì. Io adesso non lo so come è andata a finire perché se ne sta occupando il commercialista, non lo so se ci ha pagato qualcosa, dovrei chiedere anche a Illo, ma comunque i soldi stanno là. E finché non me li sono ripresi tutti in una maniera o nell'altra, ragazzi, cioè, sinceramente non me li riprenderò nel senso, ecco, non è che li regalo allo Stato questi soldi. Allora, ma io non ho capito cosa ti dice quando è in revisione, che spiegazioni ti danno? Allora, ti leggo che cosa mi dicono praticamente. Allora, questo mi metto a dieta da lunedì, che sarebbe la, come si chiama? Di ieri, allora, idoneità per gli annunci, praticamente, mi dice, ragazzi, un attimo solo, no, adesso non te lo posso leggere perché gli ho dato la revisione, gli ho mandato da dare la revisione e mi dice che è in corso di revisione, appunto, e mi dice l'esame di questo video è in corso per determinare se sia adatto alla maggior parte degli inserzionisti, quindi è in corso di revisione. Però ribadisco il concetto, tutti quelli, e ogni volta che faccio la live, tutti i sacrosanti giorni me li mette in revisione. Quindi non è uno sì, uno no, tutti, tutti, tutti. Anche questo, quando lo finirò, sarà messo in revisione, ragazzi. E che vogliamo fare? E niente, ragazzi. Allora, Andrea, a volte lo fanno per semplice antipatia, ma io non ho capito cosa ti dice, ok, o per silenziare, non lo so, puoi sempre rivolgerti a Fate in caso non scegli Avelvi in altro modo finestra. Allora, raga, vi dico sinceramente, praticamente, quando mi hanno mandato gli strike, io effettivamente poi mi sono rivolta a Fate, ragazzi, perché non sapevo come fare, vi dico sinceramente. E Fate mi ha dato dei buoni suggerimenti, ok? Mi ha dato dei buoni suggerimenti su cosa fare, perché io credevo, e lo credo tutt'oggi, che gli strike mi erano stati mandati più che altro per sapere chi sono, nome e cognome, insomma, queste cose qui, ragazzi.
E quindi Fate mi ha dato dei buoni suggerimenti, infatti poi ho mandato la contronotifica. L'ho dovuta un po' cambiare rispetto a quello che mi aveva detto Fate, perché io poi l'ho mandato come mi aveva detto Fate e non me l'avevano, non me l'avevano tolti. Quindi l'ho un po' cambiato e l'ho rimandato e alla fine è andato bene. Però devo dire che Fate, come anche un'altra persona, mi ha aiutato tantissimo. E l'altra persona, lo dico tranquillamente, antisocial, ragazzi, perché quando ho avuto questi strike, anche antisocial, mi ha dato dei Anche consigli. lui. Anche lui una bella testa riguardo computer, altre cose. Tutti e due mi hanno aiutato, ragazzi, sono Eh? riuscita a togliermi queste cose. Per quanto riguarda invece le cose in revisione, sinceramente, adesso devo guardare un attimino, guarderò un pochino meglio, più che altro perché è scocciante, no? Vabbè, fai solo un clic e mandi in revisione, perché io però non capisco perché tutti i sacrosanti giorni devo fare questa cosa Ma io, no? allora a questo punto mi sale il dubbio che sono degli argomenti che si trattano, che sono delle Ma cose no, un Anna Maria, perché po'. se fossero gli argomenti che si trattano, Anna Maria, quando poi me li metto in revisione, capito? Se fossero gli argomenti, mi direbbero, beh, guarda, tu hai trattato questi argomenti che non si possono trattare su YouTube e quindi la restrizione resta, no? Se invece me la tolgono la restrizione e il video mi dice che va bene così com'è, non è per gli argomenti che sono trattati, è qualcuno che probabilmente li segnala, capisci? Appunto. Quindi. Allora, vabbè, ho scritto, se voi diciamo, forse ho capito, se c'è qualcosa che possa esserci qualche conflitto con... Sì, bravissima, con le pubblicità che mettono. Allora, ah, ok, però è strana questa cosa, pure quella di ieri. Sì, ma tutti i sacrosanti giorni, tutti i sacrosanti giorni, Alessia, non ce n'è uno che mi lasciano in pace. Ma così, se è automatico, vuol dire che il canale è stato attenzionato, così avevo sentito un'altra persona, qui era successo. Dice, Alessia, è che l'attenzionino pure, che ti devo dire? Allora, purtroppo bastano alcune persone, parole pronunciate per far andare in restrizione la Grampi. Io ti capisco, però c'è questo che ribadisco il concetto. Se io pronuncio qualche cosa che a YouTube non va bene, quando io gli dico a YouTube, vabbè, riguardalo perché secondo me in questa live non c'è nulla di che. E YouTube lo riguarda e mi dice: sì, effettivamente non c'è nulla di che, togliamo la restrizione, vuol dire che non è una cosa di YouTube. Perché altrimenti, secondo me, YouTube mi direbbe comunque sì, c'è qualcosa che non va, ok? Quindi non boh. Allora, non hanno nulla da fare, si divertono così contenti loro. Grampi dice, tipo discorsi su incitamento all'odio, cose del genere. Grampi, allora, se il mio canale dovesse essere attenzionato per incitamento all'odio, ci sono certi canali che dovrebbero proprio sparire dalla faccia della terra. Sì. Quindi, cioè, voi avete mai trovato che noi abbiamo fatto incitamento all'odio, o cose del genere che potrebbero un attimino passare come, brutti segnali? A me non risulta, vi dico sinceramente. Rispetto ad altri canali, rispetto alla maggior parte dei canali, penso che noi siamo proprio tranquilli, tranquilli. Quindi. Allora, sì, credo anch'io che il canale sia attenzionato, Ale, anche perché gli iscritti, se non arriva a 1740 e poi scende a 1730, secondo me qualcuno si diverte a rompere le scatole. Dice Iaia. Allora, Iaia, io per il fatto dei... Io stavo a 1770, più o meno per quanto riguarda gli iscritti. Mo' che sono scesa a 1730, ci sta, perché non sto facendo più i video. Praticamente faccio soltanto live, e metto i video, insomma, questi un po' i racconti. I video che fa Anna Maria, no? Queste cose qui, quindi ci sta che la gente magari che si era iscritta per sentire i riassunti, poi cioè, si stancano, no? Se non vedono questi riassunti e si disiscrivono. C'è stato anche il fatto che mi sono accapigliata, tra virgolette, con alcune persone che prima erano iscritte, adesso sono andate via dal canale e quindi ci sta comunque che ci sono dei disiscritti, no? Non penso che sia per quello che mi attenzionano. Cioè, io dovrei dire, no, che se veramente YouTube volesse attenzionare qualcuno, dovrebbe attenzionare quei canali che da 1200 iscritti passano a 3000 iscritti in un batter d'occhio, come se nulla fosse, no? Perché tu, canale, può essere bello quanto ti pare, ma in pochissimo tempo avere più di 1000 iscritti, raga, boh, cioè, non mi sembra una cosa tanto normale. Ecco. Allora, Patti dice, in effetti sentire creator, quelli professionali, YouTube è molto sensibile anche alle singole parole.
finestra anche i messaggi degli utenti vanno in restrizione. Sì, ma i messaggi degli utenti molte volte vengono pur proprio cancellati, mestizia, quindi pazzi, tipo quelli di True Crime devono bippare un sacco di parole, ma anche chi parla di feffo e alle volte di storia a seconda degli argomenti. Quindi, forse controlla anche la chat e commenti YouTube. Non lo so, sono segnalazioni da parte di utenti che non gli stai simpatica. Allora, ragazzi, non finiremo mai perché lo dico, me lo dico da me stessa. Io sono molto antipatica, ragazzi. Sto antipatica anche a me stessa, quindi figuriamoci agli altri. Allora, posso fare due domande fuori tema? Certo, Enza, anche tre, guarda. Incitamento all'odio, ma scherziamo? Stai più che tranquilla, finestra, ma infatti. Esatto, Iaia, mestizia, in effetti io per rispetto del canale di solito maschero eventuali parole sensibili, dice Patti, grazie. Allora, noi, Loki, qui, è qui la festa privata con Anna Maria, Finni? Sì, è qui la festa privata. Iaia, no, Finni, non credo che sia solo per quello, io ho la mia teoria, ma te ne parlerò in privato perché per me c'è qualcuno sotto. Ok, Iaia, grazie, poi ne parliamo in privato. Allora, secondo voi qualcuno si è disiscritto da SA? E se sì, perché il numero degli iscritti è sempre uguale? Allora, Finni contro Finni, dice Grampi. Sì, Grampi. Allora, c'è questa cosa, Enza, che quando arrivi ad un certo numero di iscritti non si vedono i singoli iscritti, i singoli utenti che si disiscrivono o che si iscrivono, ok? Per esempio, io sono adesso a 1730, in effetti è scritto 1730, però io dovrei averne qualcuno in più, ti dico di quanto. Scusate ragazzi, io devo andare a fare il caffè. Comunque, vi dico questa cosa e poi lascio Maria alla console. Alla console! Anna Maria! Alla console! Allora. Io ho 1732 iscritti, ok? Questo cosa significa, ragazzi? Significa che a me si vedono i disiscritti o gli iscritti quando arrivano a 10, no? Più 10, meno 10, ok? Là si vedono i disiscritti, non si vede uno per uno. Così a quelli che ne hanno di più si vedono quando arrivano a 100, no? Se lei adesso, per esempio, che ne so, ce n'ha 26.400, per vedere dovrebbero arrivare a 26.300, per dire. Là credo si vedrebbero disiscritti. Quindi può essere che ci siano stati, ma io credo sinceramente che sia stato poca roba. Però penso che si vedano in questa maniera. Poi Patti ha più esperienza di me, quindi Patti ci può dire sicuramente questa cosa. Allora, Finni contro Finni scalano di 100 in 100. Bravo, Grampi. Non sei antipatica, ma scomoda perché con la tua diplomazia dici la verità e si sa la verità fa male, dice Maila. Maila, io non lo so. Io ribadisco, alle volte sto antipatica a me stessa. Non è una battuta, è la verità. Sto antipatica anche a me stessa, però proprio perché probabilmente non lo so. Non lo so, ragazzi. Non lo so. Probabilmente dovrei essere più morbida, più. Cioè, più morbida di così, mi liquefò, come si suol dire, ragazzi. Allora, solo se puoi rispondere, Fini, non voglio creare problemi, dice Enza. No, 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 perché devi creare problemi? Non ti preoccupare. Allora, vai là appunto con finestra, trovano un muro di gomma, dice Nanni. Se sei di 10.000, scalano di 100, di 1.000 in 1.000. Di 10.000 no, no, di 1.000 in 1.000, di 10.000 pensi? No, penso di 100 in 100. Allora, tu Fini, leggi anche i nomi degli utenti iscritti? Paola, ma lo sai che io, allora, posso dirti una cosa? E questo lo dico senza. Io sinceramente, quando devo andare a vedere, non vedo neanche più. Le prime volte vedevo anche, come posso dire, tante cosine, no? A parte il fatto che non so come e se si vedono gli iscritti, non lo so, sinceramente. Ma io non so, non so neanche tenere d'occhio, ragazzi, quante persone visitano il canale, quante persone vengono, quante persone. No, non lo so vedere, quindi non saprei, vi dico sinceramente. Probabilmente sarebbe meglio se un giorno mi metto, Anna Maria, mi metto un attimino a giocherellare e se non sparisce il canale, poi vi saprò dire se vedo alcune cose. Eh? Non lo so se riesce a leggere tutti i nomi, perché chi ne ha 100.000 come fa a leggerli? Non penso. Allora, raga, zia Peppina ha scritto,
E io spero che non sia così, zia Peppina, perché Ma se è così. va, ma va, lo fa apposta, non crederci, ma va. Ma l'hai letto, Anna Maria? Sì, l'ho letto, ma no. Ah. Allora, ok, lasciamolo perdere allora. Sì. Ma Laura, tutto bene di Cienza? Ciao Alessandra, buonanotte. Non lo so, tu hai sentito Laura, Anna Maria? No, le avevo scritto un messaggio, non mi per Pasqua sono sicura, se dopo Pasqua, in questo momento non mi ricordo bene, ma io approfitto, volevo sentire, ma anche Damiana è successo qualcosa, magari ha detto qualcosa e non c'ero, No, che si assentavano. no. Quindi Damiana e Laura, se ci state ascoltando, palesatevi, palesatevi. Enza sì, le ho Buonanotte, scritto Marina. e sta bene, semplicemente è molto impegnata, dice Nanni, bravo Nanni. Ah, Notte ok, perché Alessandra. anch'io l'avevo scritto sicuramente anche Ragazzi, dopo Pasqua. io vi devo dire, mi vergogno sinceramente, io ancora non rispondo alle come si chiama su Instagram perché. Ci sono giorni in cui sinceramente proprio non mi sento di, mi sento un po' una, come posso dire, Anna Maria? Una sociale, una sociale, mi sento un Ma non va tantinello. bene. Lo so, però mi sento un tantinello sociale. Devo ragazzi riprendere un attimino il mio ritmo, e non basta un caffè per doparmi, come succede con Anna Maria, purtroppo, ragazzi. Cunesi, Cunesi, dove siete? Venite a me, praticamente. Alessandra, buonanotte, perché Alessandra Marina se ne va a dormire. Bella, bella, quatta, quatta, ragazzi. E niente, finestra, un bacione. Nanni, pure a te un bacione. Quindi devo riprendere, vediamo un attimino. Evidente, sai cos'è, Anna Maria? Devo prendere un po' di vitamine, secondo me. Ah sì, il cambio di stagione. Perché, vero? Perché proprio mi sento come una ricotta schiacciata, Chi lo dici? ragazzi. È vero, Mamma come mia. una ricotta schiacciata proprio. Allora, io sono contraria a Instagram e Facebook, nel senso che non mi piace esporre i fatti miei o addirittura le foto, dice Mestizia. Ci mostri come sono i cunesi? Certo che te lo mostro come sono i cunesi. Sono buoni, cioè la fotografia, ragazzi, può essere quello che ti pare, però i cunesi bisogna mangiarli per rendersi conto della bontade. Anche sì, il multicento. Qui c'è il Berocca, non so se c'è anche in Italia. Il Che Berocca cosa? costa un multivitaminico a tubo, verde Tarocca Berocca. si chiama? Berocca è molto, diciamo, uno di quelli più cari, sono sui 14-15 euro. Però Avevo super. capito No, Tarocca. Berocca. Berocca è. Adesso non so, una marca famosa che c'è in Italia, adesso mi sfugge perché ho dimenticato un po' di cose. Ecco La i faccia è buona, cunesi. però c'è il rum, perciò. E questi sono i fantastici cunesi, ragazzi. I fantastici cunesi sono proprio buoni. Allora, quelli sono, dovrebbero essere quelli, insomma, non dico originali originali, ma quasi quasi. Poi ci sono quelli tarocchi che vende la Lidl, che insomma sono comunque buoni, sono comunque buoni. Allora, gli abitanti di Cuneo, cunesi, sì, fini, multicentrum, sì, grampi, qualche cosa mi devo prendere perché insomma. I multicentrum fatti a Cuneo, sì, grampi, come ti posso dire, questi molto meglio della vitamina. Ma poi voglio dire, no? Le vitamine per quanto si prendono? Un mese? Ma no, secondo me è un bel paio di mesi, ma ci sono delle persone che li prendono sempre, la mia amica li prende sempre, sia questa in Francia sia quella in Italia, sempre, 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 Infatti. sempre, tutti i Allora, giorni. Enza, Mestizia, si può anche evitare di pubblicare cose personali, non è obbligatorio. Infatti, io per esempio ho Facebook, per quanto riguarda il canale, cioè la finestra sul cortile, l'ho aperto solo per Anna Maria, per poter parlare con Anna Maria, che poi io le scrivo e io non gli rispondo, è tutta un'altra questione. Nel senso, l'ho scritto per Ma parlare con poi Anna le Maria. foto puoi farle mettere solamente che le vedono le persone, i tuoi amici, o non le pubblichi. Che tutti No, vedono tutto, non è obbligatorio. Dice Grampi, formato su posta, un mese, poi fa pausa di 20 giorni e riprendi, dice Stregolina. Io li prendo da 4 anni, Cienza,
Sì. Sì, io sto facendo una cura di integratori per le unghie, 4 mesi, e sono difficili da ingerire. Madonna, non... allora non me ne parlare. Mi ero presa, effettivamente, io mi sono comprata degli integratori, ragazzi, che sono delle cose enormi, no? Prendi le cristalline Delle... nell'acqua, le vitamine che si sciolgono, Ma il zucchero infatti, magari quello d'arancia. devi prendere, perché questo no, è un integratore che va bene per tutto, per il sonno, per l'umore, ragazzi, sentire questo praticamente è un miracolo vivente. Ciao Patti, buonanotte. Buonanotte, Però sono dei Patti. pallottoni, ragazzi, che insomma, No, manco le no, no, sono ne riesco, nemmeno io riesco. poste, no? Che poi ho provato a tagliarle e quelle si sfrantumano, quindi, capito, cioè... Allora, non so se va bene prendere integratori tutti i giorni, ti sballano i valori, dice Andrea. Sì, Andrea, questo è vero, nel senso che bisogna prima vedere, no, quali tipi di valori hai bassi, nel senso. Ma gli zigulini li vendono sempre in farmacia, dice Ah, Grampi, penso sì. di sì. Compra le ostie in farmacia, perché che fanno queste ostie, scusa? Ti fanno scivolare la compressa nella gola. Ah, Nanni compra lo schiacciapillole, dice Enza. Sì, io ce l'ho, cioè, praticamente l'ho comprato da Temu, ragazzi, e che ti pare? Cioè, ciao Patti, un bacione, che ti pare? Praticamente, Anna Maria, che ci sta? Mi sono arrivate due cosine, mi è arrivata il tagliapillole, praticamente metti la pilloletta in mezzo, poi ci sta una piccola taglierina, schiacci e la Ma pillola io ti viene facevo col tagliata. coltello. Io facevo col Ma coltello. molto pratica, perché col coltello, sai, può schizzare la pilloletta, invece questa resta nel contenitore. E poi mi hanno mandato anche lo schiacciapillole, proprio lo metti dentro, avviti, 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 avviti e diventa polvere. Allora, le lumicine avvolgi la compressa, dice Stregolina. Cioè, scusa, ma allora io non vorrei dire una cosa, ma l'ostia stiamo parlando dell'ostia che si appiccica al palato? Ma sono due. Ma è un'ostia, ma non è quella che si usa in chiesa, eh? Non è che sono benedette. Sono ostie che vendono in farmacia per arrotolare dentro dei medicinali che sarebbero amari o duri da ingerire, hai capito? Ma la qualità è quella, eh? Cioè, la cosa è quella. Allora, Vicenza, Andrea, io ho la sleeve, prendo anche il gastroprotettore giornalmente, Vicenza. Nanni, dovrei iniziare anch'io le unghie che si sfaldano. Lasciamo perdere. Ma Sì, le unghie e il neanche io. calcio, né? Mancanza di calcio, le unghie, mancanza di calcio. Cioè, a me non è che si sfaldano, a me si spaccano a metà, ragazzi, dalla parte in verticale, non in orizzontale, quindi Sì. figuratevi che libidine. Non posso avere le unghie lunghe proprio, infatti ce l'ho cortissime. Fine, anche io quello che si avvita. Enza, a me va benissimo per i gatti, no? Per le medicine dei gatti, perché poi io le faccio con l'acqua, le faccio con la siringa, ragazzi, e vai. A me questi integratori me li ha prescritti il dermatologo, dice Nanni, quindi anche per i capelli, Nanni, per i capelli, per le unghie, per che cosa? Per tutto un po', Sicuramente. praticamente. Tu hai mai preso io il, come si chiama, Anna Marie? Sì, ma sono quelli che trovi sul mercato, insomma, lasciano un po' desiderare. Oppure io prendo in farmacia la classica vitamina C e basta, che sono sui 3 euro. Gli integratori buoni costano, te l'ho detto prima, sono 14-15 euro a scatola. Però Allora, dovremmo cercare di mangiare molte cose che fanno bene, però dovresti mangiare 100 kg di spinaci, 100 kg di peperoni, 100 kg di arance, non è possibile. Ecco perché vendono queste cose concentrate. Questo è. Andrea dice: avete visto la polemica della pubblicità delle patatine? C'è la sola che le mangia come l'ostia e l'hanno cancellata per blasfemia. Benvenuti nel Medioevo, dice Ah, Andrea. sì. L'ho Non lo so, sentita. Sì, non l'ho vista, non ho neanche sentito seguito la polemica. l'ho vista. Probabilmente sarebbe stato meglio se le patatine avesse continuate a farle Rocco Siffredi, la pubblicità a questo punto. Pure quello. Allora, Nanni, il bioscalino è buono, dice Stregolina, ma è tipo il mortaio? No, sai che cos'è? Tipo una vite che si avvita, non si schiaccia, Grampi, e poi resta tutto quanto nel cosino. Allora, dice Nanni, sono specifici per le unghie e sembrano delle piccole uova di drago. Sì, Nanni, meglio rivolgersi ad uno specialista, assolutamente sì. Scusate, mi sono assentato un attimo, non è mai ritorso a fare un intervento e quindi l'ho aiutato con la valigetta. Che intervento farà il maritozzo? Sentiamo. Cioè, figurati questa domani sera senza maritozzo, si dà la pazza gioia, ragazzi.
cosa dovrà fare il Maritozzi? Sentiamo, sentiamo, sono tutto orecchi. Io nel frattempo bevo. Quanto è buona l'acqua, ragazzi. Buona la birra, buona la Coca-Cola, buono quello che ti pare, ma quando hai sete l'acqua. Povero, auguri di cuore, dice Alessia, infatti, auguri in bocca al lupo, insomma, è tutto ciò, però, insomma, voglio dire, spero niente di che. Ma ti sei alzata dal letto, Anna Maria? E Sì, mi sono un po' perché? seduta, ma perché mi sta venendo un sonno, mi sto addormentando. Quanto è Allora sto bella. seduta, ma veramente sono mega, super mega stanca. Poi c'ho un po' di Allora, naso chiuso, qui fa un sbalzo di temperatura incredibile. Al ginocchio legamento, infatti domani farò una festa, dice Alessia. Iaia invece dice a me non aderisce nemmeno lo smalto, ho provato anche marche costose, ma niente, si leva come una pellicina. Addirittura, che roba è? Allora, sì, si abbeveri, grazie, campi, grazie, grazie. E ringrazio anche Alessia perché Maila gli ha detto, ragazzi, tanti auguri per il maritozzo che domani deve sottoporsi Ah, all'intervento. ma allora è un day Domani. hospital. Eh? È un day hospital. Penso di sì, penso che il giorno appresso, insomma, lo Sì, è un rimanderà. day hospital. Sei posseduta, Anna Maria? Sì, è quello che si vocifera da zia Peppina, ragazzi. Oh, ma no, Allora. per cortesia, no, dai, che poi ti chiudono il canale Dici? no, no, per la carità, non spacciamo ste cose, per l'amor del cielo. Vero, ma soprattutto per il tuo stomaco, perché ce l'hai già abbastanza sottosopra, voglio dire, no? Non Lasciamolo diciamo questi tranquillo in aspetti. quel di casa sua. Brava. Guarda, ti salva a te che stai in quel di Francia, Anna Maria, lontano da tutti e da tutto. 2.000 chilometri di Da 2.000 mila. mille chilometri, infatti. Sì, beh, Allora, sì, certo, il avrei minimo. messo il giorno dopo, però qualcosina si deve portare Sì, dietro, beh, il infatti. minimo, un beauty, un pigiama, quelle cose, sì, cose personali. Un po' seduta, ho capito, posseduta. Anna Maria, No, posseduta, ragazzi, ma non è così. cioè, adesso mi devo coprire sto specchio perché sto già cominciando a. Mi sono partite le paturnie. Perché? Lo specchio qua in camera. Anna Maria, non ti Adesso mi devo preoccupare. coprire. Che a me piacciono gli specchi, però maledetta Sarò primavera. sempre vicino a te. Sì. Allora, ragazzi, lasciamo perdere il posseduto, un po' seduta e andiamo. Tu pensi che sia il caso che adesso mi faccia un caffè, Anna Maria? Sì, vadi, vadi, prima che Posso svengo. andare? Ok, tanto me lo Yes. faccio. Quello come si chiama? Dai, quello. Poi da domani vi Quello. prometto, ragazzi, che berrò soltanto due caffè al giorno, ok? Devi farne Due. tre, no, beh, tre ci stanno, dai. Ok, Colazione, tre. merenda e cena. Grazie, grazie. Sei un amore, Anna Maria. Anch'io Allora, sto nel facendo frattempo così, è dai. tornato chi sei tu, Anna Maria. Yes. Capito? My God. Allora, ti dice Anna Maria. Se mi dici sì, vendo tutto e mi trasferisco da te, noi due, per l'eternità. Sì, Anna fidati, ti Maria, aspetto. siamo passate alle minacce, Anna Maria. Sì, va bene, ti vengo a prendere all'aeroporto Charleroi, fai il biglietto Charleroi, perché in Francia se scendi questo qua vicino a Lille è più caro, se andare in Belgio. Vado. Oh my God, ok, dai, leggiamo. Il caffè della Peppina, sì. Ripossieduta la parola dell'esorcista, Grampi, aiuto. Il caffè della Peppina, grazie Nanni. Zia Peppa, sì, è sempre sul piede di guerra. Ma Anna Maria, prova a mettere davanti allo specchio il buio con la. No, grazie Maila, ti prego. Già con la luce accesa, con lo specchio di spalle, già faccio le fantasie. No, 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 no. No, 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 non mi piace. Poi dopo mi vengono i 5 secondi. Allora, la zia Peppina ha perso la testa, sì. E la faccio perdere io. Ma no, ma il mestizio, guarda. Una persona che parla, figurati quando.
Lascia perdere. Allora, Paola dice, Alessia, la convalescenza quanto durerà? Il ginocchio, cioè anche se l'intervento dura poco, diciamo, mi sa che la convalescenza è un pochino lunghina. Ero informata per un parente, era un po' lunghina, poi dipende, ognuno ha sé. Zia Peppi non rinuncia mai a rompere, no, vabbè, lascialo lì, è nel suo brodo di pollo, se ne sta lì, racconta le sue. Se non offende chi scrive minchiate, non gli rispondo. Certo che se scrive cose brutte, qualche risposta gliela do. Ma se minaccia di trasferirsi qua a vivere con me, va bene, dai, accetto. Anna Maria deve entrare in un'assemblea con il Magago, sì, aiuta. Paola è un bel po' perché dopo dovrà fare una riabilitazione da sportivo, si è consumato parecchio, penso, consumato. Sì. Nanni, Anna Maria, qualche santino in camera, ti aiuta a sentirti più protetta e tranquilla. No, Nanni, non ho nessun santino, ma mi sento, diciamo, protetta lo stesso, ecco. Penso alle mie bambine, io mi metto davanti il visino delle mie piccoline, che domani non la vedo, venerdì la vedo. Sì, infatti ho capito. Anna Maria, secondo me scherza, non penso che veramente. Ma sì, certo, mestizia, ma se scherza, ma certo, ma no, ma figurati. Ma certo che sta scherzando, eh. No, no, no. Io nella vita le cose serie le ho prese con persone che si vedevano proprio nella stessa città, conoscendole, non certamente in questi miei. Poi basta, chiuso. Allora, ma meglio i santini crocifissi fanno ansia. Roberta, dipende uno. C'era una mia amica che era passata da venire in discoteca con me. Poi ci siamo perse di vista. Lei è molto più grande di me. Me la sono ritrovata come vicina di casa in Italia. La vedo trasformata anche un po'. Sono invecchiata, dico, vabbè, si chiama Anna, come me Anna. Mi invita a casa sua. Oh, Dio mio. Una dépendance di una succursale di un duomo, di una chiesa, incredibile. Sono rimasta veramente scioccata. Lumini, cere, cerini, quadri, quadretti, foto di tutto. Sembrava veramente una succursale. Vabbè, gli è partita, diciamo, si è super mega convertita. Vabbè, ma insomma, una via di mezzo ci sarebbe bene, però lei è fatta così. Allora, ok, Roberta manda un bacio a Iaia. Adesso ricordiamoci che facevano infermiere in Svizzera e percepiva 2.000 franchi. Siamo passati dai 2.000 franchi a 4.000 euro. Eh sì, non era fanatismo, a parte che lei è grande, non è, insomma, è proprio full immerso nella religione. Eh sì, un santuario, sì. La fanatica religiosa, sì, è proprio diventata, però lei non mi ha mai, 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 mai cercato di parlare di chiesa, di queste cose, mai assolutamente, no, no. Andavo a casa sua, gli ho regalato dei mobiletti prima che venisse via, l'ho aiutato a sistemare, gli cambiavo le lampadine, gli pulivo i lampadari, però non mi ha mai detto, guarda che, mai, 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 mai. Anche perché mi conosceva da tanto tempo, sapeva già il mio pensiero, però non si è mai, mai permessa. Allora, ma che l'anello sacrificale, no? Grampi, la nazi cattolica, no, era proprio super, andava sempre a messa in Duomo, tutti i giorni, tutti i giorni. È cambiata veramente, non so. Sarà successo qualcosa? Sì, appunto, Andrea. Sarà successo qualcosa e si è buttata lì. Mestizia, adesso io per 4.000 euro devo lavare 5 mesi di scale. Eh sì. Ma tu ci credi che guadagni 4.000 euro? Ma va, ma no. Scrive nelle sue fantasie. A Luca, Luca star così, Luca star così. Mai visto insieme?
Mai visto assieme più fantasmi? No, io ne manco uno. Luca star così. Sarebbe come star così. Finestra, guarda che ti sento. Ti mando a fanculo alta voce o sottovoce? Roberta, la mia nonnina, quando era piccola, dormivamo assieme, pregava di notte mentre dormivo e mi svegliavo, la sentivi con un bisbiglio. Bisbiglio, e sto rosario in mano, faceva paurissima, povera. Mestizia, ma quello racconta solo Babbo. Ma sì, dai. Fine torna. Sì, ma mi stava parlando nell'orecchio, proprio come una Allora, cialtrona qualunque. Una cialtrona. Una cialtrona. allora, I am. dove sei arrivata? Niente, fine tornata. Fine tornata. Fine tornata, una mia cugina si è ammalata proprio fuori di testa per le questioni religiose. Pensa che quando vedevano a me era terrorizzata perché rappresentava il Ma no, Madonna. quella no, quella proprio no, quella proprio andata, eh. No, 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 Allora, no. No. scusate se non saluto a tutti uno per uno, ma mi si incrociano gli occhi. Se spariscono all'improvviso, scusatemi, per ora ci sono, non molto vigile però. Enza, non ti preoccupare, ci mancherebbe. Allora, gran piride, Roberta, pure mio nonno con un rosario fosforescente, un incubo quando eravamo piccoli, ma tu Fosforescente, ti sì. immagini la paura della serie Per nonno sì, per la sera, per la del notte. Sì, è vero. rosario. Allora, I am, dice Grampi, e insomma ti chiamate un esorcista, dice Alessia. Ma veramente mi sentivi? Riuscivi a sentirmi? Riuscivi Sì. a percepirmi? Sì. E come si sentiva? Bene? Sì, sotto proprio molto, molto lontano, sottofondissimo. Ah, che bello! Allora, neanche i presbiteriani hanno paura della mela, dice Andrea. E quelle madonnine fosforescenti, sì Sì, ragazzi, pure quelle uguale, dell'acqua sì. di Lourdes, no? Sì. Avete presente? Si usano quelle madonnine che si riempiono d'acqua, no? Dell'acqua di Lourdes. Allora, Finestra, posso fare una domanda come al solito? Mestizia, spara! Dici Spara tutto. però, spara piano, non, ecco, Spara spara salve. adagio, spara adagio. Spara salve. Vediamo un attimino, Enza, ti auguro preventivamente una serena notte, dice Paola, infatti. Brosio docet, sì, Brosio, quello tutto per la, come si chiama ragazzi, Sì, adesso, per la Medjugorje, Medjugorje. adesso, ma Ma non si anche era lui messo è. effettivamente con una ragazzina, con una più molto più giovane di lui? Sì, no, si era sposato, una moglie spagnola, facevano uso di sostanze, capirai. Ah, ben. Poi, boh, Allora, meglio mio zio. così, eh. Meglio così che prima, diciamo la verità, meglio così che prima. Allora, Nani dice: mia nonna era un'affezionata di radiomania a tutto volume, però le dava fastidio il televisore. Beh, giustamente, mi sembra giusto, Nanni, perché Radio Maria parlava comunque di Gesù, della Madonna, eccetera, eccetera, invece la televisione era peccaminosa. Allora, Roberta, mio zio dai miei nonni si faceva i giri nei capi attorno con sto rosario in mano. Tu arrivavi e lui ti compariva dal nulla come un'apparizione, dice Roberta. È giusto la maggiore età, 18 anni, quando invece il cervello è provato che finisce di formarsi a 21? Dice Mestizia. Allora, Mesti, il problema sai qual è? Che secondo me il cervello non smette mai di evolversi, perché secondo me, a parte il cervello, ci sono anche le... il carattere, c'è anche il fatto delle esperienze, no? Che fanno l'uomo maturo. Ci sono tanti uomini di 50 anni, tante donne di 50 anni che non sono Ah, affatto mature e ci sono tanti appunto, ragazzini, eh? appunto, appunto, non è l'età anagrafica, eh? Appunto, ci sono tanti ragazzini che invece si vede che sono maturi, nel senso, ecco, quindi non è questione di età anagrafica, secondo me, è questione di altro. Allora, ma Meggiugorje, dice Grampi, quella è ancora più inquietante, Stregolina. Mestizia, ma che dici? Dice Stregolina, l'ultima era una ragazzina. Figurati, Grampi. Si sente la Sì. mancanza di Monica, dice Enza.
Lo so, la questione sai cos'è, Enza? Che no, dorme, Monica dorme, Monica, avete presente Aprile dolce dormire? Ecco, Monica l'ha presa proprio in parola, sto detto l'ha presa proprio in parola, quindi. Ma Allora, cerchiamo. dovrebbe sistemare, cercare di stare sveglia, di cercarsi di tenere impegnata e dormire, cominciare a dormire di notte, non di giorno, perché adesso si sveglia e se, ad esempio, si sveglia adesso e cosa fa? Tutta notte sveglia, capito? Allora, dai un'occhiata a uomini e donne, dice Nanni, c'è gente che a 30 anni hanno ancora la fontanella come il mio ex, dice Andrea. Mamma mia. Finestra devi chiedere all'Illo del cervello. Stregoli, Notte, Maila. Notte, ti risponde Maila. come... Buonanotte, Maila. Come ti ho detto io, nel senso che c'è tanta gente, no, che... è piccola a 40 anni, a 50 anni, c'è tanta gente che a 18 anni sembra un vecchierello per come ragiona, per come è posato, ecco. Ma come la fontanella si chiude a 21 anni? Ma la fontanella si chiude a un anno già chiusa, ma no. Allora, Come si fa a lei è chiudere la già... fontanella a 21 anni? Ma è pericoloso. Ah. Allora, da piccola c'era un quadro di Gesù che sembrava che seguisse con gli occhi, era bello, ma a me faceva paura e lo nascondevo sempre dietro un mobile, o io lo nascondevo e quello riappare sempre al suo posto. Aveva le gambe, aveva le gambe. Allora, vediamo sta fontanella, raga. Apri la fontanella, chiudi la fontanella. A che età si chiude la fontanella? Scrivila, cerchiamo. La fontanella. Allora, la fontanella anteriore praticamente tipicamente si chiude tra i 18 e i 10-18 mesi di vita, ok? Quindi non lo so quante altre fontanelle, le fontanelle, quando si ossida, fontanelle. Allora, Sì, ma vediamo. sarà in senso lato, Andrea, la fontanella in senso lato, perché in senso fisico no, perché se no saremmo tutti a rischio di morte, cioè non puoi, non si può. Ma Allora, che ci sono 21 tante anni? Ma no. fontanelle, Segoline dice 21 anni. Ma no. eh? Che senso 21 anni? La fontanella si chiude a 21 anni. Ma chi lo dice? Stregolina. Ah no, è uscito l'emoji che rideva, ok. No, perché mi escono tardi le emoji. Beh, Ah, ecco. Andrea. Andrea, capita, mi sono persona anche di 50 anni. Ah, ok, no, Stregolina, perché non mi escono le emoji subito, O non escono o escono in ritardo. No, siccome l'aveva detto Mestizia, Mestizia poi ha detto che ha scritto, scusate, ho detto una fesseria a Mestizia, sembrava strano. Poi dopo Stregolina ha scritto 21 anni, però a me la faccina che ride mi esce dopo, in ritardo, capito? Ah, Praticamente, ok. invece, per quanto riguarda il quadro di Gesù, di Iaia era il nonno che lo rimetteva al posto, quindi lei lo toglieva Sì. e il nonno giustamente dice: questo deve stare qua, punto e basta. 21 anni, ride, se Anna Maria per il modo di ragionare, vabbè, scusate, ho detto una fesseria, dice Mestizia, vabbè, Ma non buona. insomma, un po' di fesseria. Vabbè, Ahia. non c'è problema, nel senso che comunque ogni tanto scappa a tutti una fesseria. Dai, Ah, sì. marito, Anna Maria, ok. Quindi, raga, ribadisco, secondo me non c'è una... Come si, non si può dare... Tra parentesi, mi sembra che per esempio in America la maggiore età sia a 16 anni, sia Danno considerata... la patente a 16 anni, penso che sia anche il diritto di voto a 16 anni, giusto? Allora, maggiore età in America, vediamo tutto, raga, perché così, insomma, ci facciamo Diritto di anche una voto. cultura. Eh? Penso che il diritto di voto sia come la maggiore età, no? Se tu puoi votare a 16, sei maggiore, cioè maggiore a 16. È la patente, qui si dà a 18, si vota a 18, giusto? In America 21 anni si vota, è la patente a 16. Questo che è strano, no? La patente a 16-17 deve votare a 21. Beh, ma qui per il Senato 25, per le politiche a 18, per il Senato 25. Non è che puoi votare tutto,
E il college a 21, quelli a 11 anni vanno a comprarsi già l'alcol, quello è un altro discorso. La legge lo sa che poi si aggira sempre. Li vedi già, ubriachi, Allora, raga, io quelli lì. sto leggendo questo, non so se è vero praticamente. Negli Stati Uniti si diventa maggiorenne a 18 anni, ad eccezione però del Missouri, in cui avviene a 17 anni, nel Mississippi a 21, in Alabama e Nebraska a 19. Quindi c'è una discordanza tra i vari stati, però diciamo che in definitiva possiamo dire che intorno ai 18 anni si diventa così anche lui, maggiorenne anche lui. Gli alcolici a 21, ecco, io gli alcolici alzerei pure l'età, vi dico sinceramente, perché insomma si parla tanto delle droghe, Tanto lo ma fanno lo anche la. stesso. Ma vabbè, ma tanto cosa vuoi? Alzi l'età e poi usano lo stesso. Anche qui c'è un cartello, divieto di vendere a 18 anni. Però tu dici a tuo cugino, cognato, nipote e te lo comprano per te, come le sigarette, stessa cosa. Solo che Certo qua che il i compagno. distributori non ci sono, eh? I distributori di sigarette qua non ci sono. Devi comprarli Meno proprio. Non ci sono i distributori. male. Già è qualcosa. Eh sì. Allora, Roberta dice: ma se li comprano comunque? Sì, Sì, vabbè, però. ma sì, certo. È ovvio che se una cosa la vuoi, cioè nel senso sai come ottenerla, no? La ottieni, però mettere un paletto è già un qualcosa, no? Sì, Che non certo. dare proprio via libera alla vendita a chiunque, perché insomma, almeno se c'è qualcuno che non ha compari, cugini, fratelli, eccetera, insomma. Allora, Robby, basta nascondere la bottiglia in un sacchetto, dice Grampi, a posto. Cioè, ecco. Nascondo nel sacchetto tipo pane, dice Stregolin, della serie. Io non sto mangiando, non sto bevendo, sto mangiando la baguette. Pure da te si fa confessa, Anna Sì, Maria. però, Che no, però devono comprare le persone grandi, cioè non è che un ragazzino che passa con i superalcolici, il vino, glielo danno, deve andare a una persona maggiorenne comunque. Però se tu, c'è cioè un gruppo, no? Un gruppo di ragazzini, ragazzini, un gruppo misto, che ce n'è uno che è maggiorenne, tutti gli altri sono minorenni, la compra lui o lei e poi bevono tutti. Vedi dove la legge, già finita? mi leggi un attimo la chat che devo andare a vedere una cosa che mi ha detto zio Mimmo? Ok, allora, Robby, basta nascondere la bottiglia. L'assurdo di certe leggi, ad esempio in Italia non è punito un adulto che lo fa con una ragazzina maggiore di 14 anni, se è consenziente. Se è consenziente. Però non mi sembra 14, mi sembra 16, non vorrei No, sbagliare. allora c'ha ragione lui, Anna Maria. Sì, Perché ok. dice che andare a letto con una persona che ha compiuto 14 anni non è mai considerato reato, sempre se c'è il suo consenso. Sì, Fare consenziente, sesso sì. con un minorenne che non ha compiuto 14 anni, invece, è sempre reato, anche nel caso Sempre. in cui il soggetto abbia dato il suo consenso. Sì, è vero. Allora, zio Mimmo, credo che sia 13 l'età minima, dice Roberto. In Italia, i distributori di sigarette ci vuole il codice 14. fiscale. Il Sì, consenso è 14 vengono, anni, sì, sì. Sì, Grampi, che poi 14. è sempre comunque, io sinceramente l'alzerei l'età, perché 14 anni comunque sei ancora Almeno bambino, 16, almeno 16, almeno 16. sei ancora bambini, nel senso che comunque si esce, si è in quell'età molto complicata dell'adolescenza, ragazzi, in cui insomma si è anche facilmente manipolabili, no? Poi specialmente se il partner può essere il padre o il nonno, il che è ancora più orrenda la cosa. O la mamma o la nonna, eh. Sto parlando proprio in tutti e due, ecco. Certo. Allora, ma come si fa ad andare con quell'età, dice Andrea, eppure c'è gente che lo fa. E non vi pare assurdo? Assolutamente sì, Mimmo, mi pare assolutamente sì assurdo. Ribadisco, dovrebbero alzare un pochino l'età, nel senso che 14 anni veramente si è bambini. Allora, sì, il consenso, cioè che io ho 32 anni, vado con un bambino di 13 che vale medie, cioè com'è, mio Dio, dice Roberta. Ma infatti, Roberta, Sono stati, è quello che diceva anche Anna Maria, no? Bisogna in tutti e due i sensi, no? Sia l'uomo sì. con la donna che la donna con l'uomo, quindi Ma ci sono bisognerebbe stati alzare l'età. casi, eh? Sono stati.
Tante professoresse, no? Che si Ma sono lei è in galera, gli è andato 8 anni, mi innamorate, sembra. tra virgolette, degli studenti. Allora, diciamo che anche i 14 di oggi non sono quelli di ieri. In giro vedo ragazzini e ragazzine che si atteggiano da adulti. Nanni, il fatto che loro si atteggiano da adulti non significa che siano adulti. Quindi, secondo me, sicuramente loro non si possono tutelare perché tu sai perfettamente che a una certa età, quella dell'adolescenza, appunto, i ragazzi pensano di sapere tutto, pensano che quello che gli dici no, non valga per loro, perché loro sono i più, come posso dire, quelli che conoscono la vita, quelli che sanno comportarsi. Quindi sarebbe giusto appunto che la legge mettesse dei paletti per tutelare queste persone, no? Tutelarle dagli altri, ma anche in certi casi da se stessi, perché insomma, ribadisco, sono comunque ragazzini e ragazzine che pensano di saper tutto della vita. E invece hanno 14 anni. Allora, comunque, se un uomo sposato andasse a letto con mia figlia di 14 anni, state tranquilli che lo faccio diventare castrato. Giustizia, Ma ci anche, ma credo. può essere anche singole, però è sempre un viscido o una Ma viscida, non è per forza deve essere sposato. Perché anche un ragazzo di 30 anni, no? 30 anni al giorno d'oggi se è giovane, no? Non è che dici un uomo, 30 anni con un ragazzo di 14 o il contrario fa sempre un po' effetto, eh? È questo che magari sai, una 14enne, un 15enne, due ragazzini, due stupidotti. Ok, ma quando senti che il divario è molto padre figlia, nonno e nipote, insomma, ti fa un pochino più effetto, ecco, secondo me, un po' più. Allora, esatto, finestra, diceva, dicevo semplicemente che oggigiorno è dura con questi ragazzi. È dura, Nanni, è dura anche oggi come oggi, è dura anche distinguerli, no? Nel senso che molte volte vedi delle ragazze 14-15 anni che sembrano delle adulte, no? Per come si truccano, per come si vestono. Però c'è di fatto, ragazzi, che quando tu ti approcci con una persona del genere, penso che quantomeno l'età gliela chiedi, no? Della serie, ciao, come ti chiami? Maura, quanti anni hai? Cioè, glielo chiedi, non è che dici, ciao Maura, posso saltarti addosso. Quindi anche tu, uomo o tu, donna, quando ti approcci con una persona che è così piccola, dovresti capire che non è il caso, no? Di fare Ma determinati corsi. purtroppo certe persone cercano proprio queste tipologie di anni, eh. Sono attirate da queste. Io adesso Oh, Paola, questo. rispondo a Paola che mi ha fatto una domanda. Anna Leggi Maria, pure la tu hai una domanda. nipotina? Sì, Anna Maria, tu hai una nipotina di quell'età, la vedi pronta per un rapporto con un fidanzatino? Allora, la mia nipote fa 15 anni il mese prossimo. Hanno già, perché li vedi che parlano così, guardano, ha già le fantasie come tutte le quindicenni, però diciamo che è molto controllata, non esce mai da sola, casa, scuola, esce con le amiche, mia figlia conosce le amiche, si presentano, insomma, devi tenerle anche monitorate. È brutto dirlo, bisogna proprio stargli addosso nel senso buono. Addosso per tutelarle, non per mancanza di fiducia verso di lei o verso le ragazze, perché è un mondo così, un po' bisogna stare sempre attenti, avere il numero di telefono delle amiche, dargli degli orari, sapere sempre dove sei, ti ripeto, non esce mai da sola, sempre in due o tre ragazze, ad esempio sabato siamo andati a Luna Park, ai baracconi, io, mia figlia, la piccolina, allo zoo sulle giostre, la grande con le sue amiche, mia figlia è andata lì da loro, io sono rimasta con la piccolina allo zoo, guardava la distanza, la seguiva dal basso, loro erano sulle giostre, quelle mega paurose, e dopo siamo tornati a casa tutti assieme, cioè devi capire che insomma. Non li lasci i cani sciolti, ecco, perché l'età è molto dura. Allora, Madonna, ricordi di MSN da piccoletta, gli adescatori pervertiti che ti approcciavano.
Dice Iaia, Fini, non voglio generalizzare, ma oggi questi ragazzini mi sembrano lasciati molto a loro stessi, come se i genitori vivessero in un mondo a parte rispetto ai figli. Non lo so, Iaia, ti dico sinceramente, la questione che non è soltanto oggi, no? Perché anche ieri, sì, magari eri un attimino più controllato, però se le cose le volevi fare, riuscivi comunque a farle, Iaia, Hai nel voglia? senso che... Hai voglia? Quindi non è che magari ti controllavano di più, però insomma riuscivi comunque ad evitare il controllo se lo volevi, no? E quindi non so fino a che punto sia valida sta cosa. Magari oggi sono più tolleranti i genitori riguardo a determinate questioni che riguardano i figli, perché magari credono che così sia molto meglio, sia più semplice, ecco, gestirli i figli. Secondo me non è così, nel senso se c'è da dire un no, è no, punto e basta, no? Sì. È molto più semplice alle volte dire sì, però secondo me dovrebbero ritornare i no, punto e basta, ecco, nel senso Sì, che una cosa... i no I no spiegati, come si spiega i no spiegati, spiegati, perché mia figlia dice no, non puoi uscire alla sera perché sei giovane, perché la società non è così, 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 così. Sì, puoi andare alle giostre con le tue amiche perché usciamo assieme. Torniamo assieme, studi, vuoi scendere? Esci qua sotto casa, davanti a casa, mia figlia va sul balcone e la vede lì sotto con la sua amica seduta su un pietrone. Cioè, capito? Gli lasci quella libertà per respirare, ma non proprio la lasci andare. Ciao mamma, torno stasera, ok? Questo non esiste. È il mestiere di mamma, è il mestiere più faticoso del mondo, posso assicurare. assolutamente sì, assolutamente sì. Ecco. Allora, tipo da me c'è questa ragazza giovane, 19 anni, oggi una giovane trentenne, ma che al tempo, quando aveva poco più di 18 anni, si era messa col collega del padre di circa 45 e il padre di lei l'ha cacciata di casa. Ora lei con quest'uomo ha un figlio, abita con lui, ma suo padre comunque non vuole saperne, 19 anni. È sbagliato pure questo, nel senso che comunque tua figlia, no? Magari sì, ti ha deluso, però comunque dovresti, secondo me, far capire a tua figlia che comunque, ecco, il padre, vedete ragazzi, come ha detto Anna Maria, ma come sappiamo tutti, il mestiere di genitore purtroppo non è semplice, no? Si può essere delusi dai propri figli, no? Si può essere in qualche maniera, come posso dire, anche... Non lo so, ci sta anche del male alle volte, no? Non fisico ovviamente, però secondo me devi comunque far capire a tuo figlio che sì, questo comportamento magari ti ha deluso, però che tu per lei ci sei comunque, no? Magari spiegare perché ti ha deluso questo comportamento, ma poi alla fine, ragazzi, dirgli vabbè, cioè, sono qui. Non ti giustifico, posso non giustificarti, ma comunque, insomma, cerco di comprenderti, ecco. Allora, Grampi, sono dei messaggi che arrivano in chat, ho i brividi, dice Roberta. Illo, ti ha fregato di nuovo le monete. Ebbene sì, ma non oggi, ieri le ho messe da una parte, adesso le sto togliendo. Ora lei con quest'uomo ha un figlio, questo l'ho letto, ma scusate, anche se ha 18 anni e va con uno 50enne, è una cosa schifosa per me. Mestizia sì, è una cosa non schifosa, però secondo me è una cosa un po' così, no? Però che gli devi fare? Cioè tu gli puoi dire quello che ti pare a tua figlia, no? Ma... Alla fine se c'ha 18 anni, ma anche se la ragazza ce n'ha 16, la puoi chiudere in casa un giorno, 2 giorni, 3 giorni, ma una volta che la fai uscire, cioè, o gliele sei appresso appresso. Allora, quindi anni, ma evidentemente si amavano davvero, se hanno una famiglia, dice Roberta. Mestizia sarà schifoso, ma 18 anni per la legge può farlo, dice Stregolina. Nanni dice Roberta, esatto, mi chiedo come faccia un padre a ripudiare così una figlia. Dice Stregolina, col tempo aggiusti le cose. Nanni, magari all'inizio agisci così, ma se vedi che dure si amano, poi nasce pure un bimbo, a quel punto accetterei e sarei contenta per lei, anzi. Il sentimento del consenso comunque è che 14 anni è presto, e invece per la transizione di Feffa a 14 anni siete d'accordo? No. No, 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 assolutamente no, no. troppo Assolutamente giovane, no. no, 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 Eh? perché no, 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 sono delle cose irreversibili da ponderare, è troppo presto, no, 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 Infatti, no.
Allora, dice Iaia, sì, in questo sì, assolutamente, ma la nostra generazione rispetto a questa, almeno per la mia esperienza, era più tontoluna. Oggi sono più smaliziati con i genitori che quasi si compiacciono di certi atteggiamenti dei figli. Naturalmente non mi riferisco a tutti i ragazzini, a tutti i genitori. Iaia, sono d'accordo con te, ma ribadisco il concetto, dovrebbero essere un pochino più duri i genitori, per esempio a me, quei genitori, no, che quando i professori mettono una nota, vanno lì e picchiano il professore, a me sinceramente... Cioè, I genitori. innanzitutto vai a parlare, sincerati di quello che succede, no? E anche se hanno sbagliato i professori, una volta che ti sei sincerato, raga, prenderli a cazzotti e fare vedere ai tuoi figli che non esiste un'autorità, perché quello del professore dovrebbe essere l'autorità quando tuo figlio va a scuola, sinceramente è un insegnamento, molto più che errato, secondo me. Allora, poi te lo fanno di nascosto, se si... Allora, qui Grampi mette insieme la transizione con il problema dei figli, perché dice, poi te lo fanno di nascosto e si è troppo castranti. Andiamo lì, quindi mette la transizione con il problema dei figli, sono troppo No, di giovani. nascosto non è possibile fare sta cosa. Minorenne, c'ho la firma e poi No, non te lo si fa fanno la leggera. di nascosto, parla dei figli che vanno a Sì, fare per... lo so. Non ti fanno la È transizione di nascosto. notizia, è notizia di oggi che, guardato chi l'ha visto un pochettino, una coppia, un ragazzino di 16 e una ragazzina di 15 sono scomparsi. Non mi ricordo che città, comunque gli hanno visto il cellulare che sono a Milano Centrale, si sono conosciuti su Facebook 3-4 mesi fa, hanno organizzato questa scappatella così, però guardate, i genitori sono distrutti. A Milano Centrale due ragazzini minorenni, guardate che è una crisi per le famiglie, vedi? Proprio questo discorso qua. Non si sa l'età, la voglia di stare assieme, non lo so. Perché erano in due città molto distanti e i genitori di lui specialmente hanno detto: guarda, si vogliono conoscere una volta al mese, lascio andare mio figlio compatibilmente con gli studi per frequentare questa amicizia. Questa coppietta qua si è messa d'accordo e sono scappati di casa ieri. E adesso sono distrutte queste famiglie che hanno già passato una notte fuori. Mi sembra che l'hanno rintracciato il telefono che adesso è spento a Milano Centrale. Capirai, una coppia così giovane. Insomma, sono delle situazioni un po' particolari, ecco, un po' particolari. Allora, dice Roberta, iaia, diciamo che dipende sempre dai genitori, perché ne conosco dei ragazzini che sono ancora molto innocenti, giustamente, perché sono stati cresciuti in un certo modo. Zia Mimmo dice, per voi quanti anni massimo possono passare all'interno di una coppia? Ma no, dice Grampi, finimi per cula, sì. Dice iaia, Roberta, io ho lavorato a contatto con bambini di 3-5 anni, fino a ragazzi di 14-15, e ho visto cose che mi hanno fatto rabbrividire, con genitori che in certe situazioni avevano paura dei figli, o cadevano dalle nuvole o giustificavano i figli come se l'atto di bullismo, una parolaccia, il rubare e il vandalizzare fosse una cosa naturale. Sì, della serie, ma tanto sono bambini, ragazzi, ma sono bambini, cresceranno, ma che vogliamo fare? A me chi l'ha visto mette ansia, dice Andrea. Ma chi se l'ha visto, ma chi l'ha visto se lo tenga, Andrea. Allora, comunque, all'interno della coppia, quanti anni possono passare? Dipende, dipende, zio Mimmo. Non credo che ci sia un'età. Certo che un uomo di 40 anni che si mette con una ragazzina di 18, può essere il padre, no? Quindi, non lo so, tanta, tanta, tanta roba, anche perché ci può essere tutto l'amore che ti pare, ma quando la bambina arriverà, la ragazzina arriverà a una certa età, lui sarà anzianotto. Sì, diciamo che ci sono poche coppie che funzionano con molta diversità di età. All'inizio magari sì, la novità, la sensazione, però non hanno quel rapporto a lungo andare, tranne Macron e sua moglie. Ma diciamo che poi lascia il tempo che trovano, molto difficile che vanno avanti proprio col sentimento vero, ecco. Diciamo che è più una sensazione, cioè adesso facciamo il caso. Al Pacino, la sua compagna, allora Al Pacino 82, la compagna 29, è rimasta incinta, lui ha chiesto il test del DNA al bambino, cioè capite che c'è qualcosa che non funziona, ecco. Diciamo che l'età non c'è, bisogna essere non troppo,
non troppo, casi estrosi, ecco. Poi, oh Dio, un caso su 1.000, se è vero amore, funziona, eh. Però diciamo che sono pochi casi che, se c'è una grande differenza di età, che possono funzionare nel tempo. Allora, si chiama esperienza di vita, dice Grampi, invece dice, ah, Roberta dice, mia madre quando ero piccola strappava le frasche dagli alberi del giardino per poi corrermi dietro, non so se questo è servito, probabilmente ti ha preso poche troppe volte, troppe poche volte Roberta, se te ne prendeva 5 o 6 di più, cioè. Allora, Andrea dice, Iaia, a me mette più disagio quarto grado. Mestizia, cosa ne pensate del contrario di una donna di 50 anni che si mette con un uomo di 75? Ma Ma sì, ma adesso ci sta, ma sì. a 50 anni sei comunque cioè, hai la testa tua, no? Si presume di Una tua bellezza donna. già formata. E quindi che ti metti con un uomo di 75 anni, Sì, anche va perché bene. purtroppo mestizia, ci sono gli uomini che hanno la tua età che vanno comunque in cerca di donne più piccole, no? Quindi è difficile per una cinquantenne trovare un uomo della stessa Ah, sua sì. età, no? Che voglia costruire qualcosa, è difficile, non impossibile. Perlomeno io vedo appunto il gran pollaio di Canale 5 vedo tutti questi uomini, no? Che hanno una certa età che vanno cercando la donna più giovane, più bella, più fresca, capito? Ah, sì, e E tu gli dici vanno con 75 loro. anni, tra un po' devi camminare col bastone, se già non ci cammini, ancora vai trovando la donna giovane, cioè. Allora, ricordiamoci di Gemma che voleva Nicola di ben 26 Ma anni. no, Vabbè, quella ma Gemma, quello, ma quella TV. poverina, secondo me, ecco, Fontanella probabilmente di Gemma è ancora aperta, mettiamola Ma no, così. ma è tutta scena, è tutta scena, ma Mettiamola va. così. Allora, dice Stregolina, ma Nanni è tutto studiato a tavolino lì. Io Sì. lo metterei subito con Briatore, dice Nanni. Dai, è questo Briatore. Cioè, io penso che ora come ora, soprattutto dopo i problemi, che stai a leggere, Mari? Scusate. Allora, Giuseppe Pina ha scritto, guardate che ogni riferimento è puramente casuale. A lui piacciono le donne dai 59 anni su, specialmente con due esperienze alle spalle. Chissà a chi si riferisce. Ma chi lo Chissà sa? a chi si riferisce, ragazzi. Chissà a chi si riferisce. Non facciamo Oh my nomi. God, non facciamo nomi. Si riferisce a te, ma Boh, vabbè. è un amore. Questo amore non si tocca. Sì. Allora, Facciamo la fammi Grampi, ballare la mia mille anni bocca. che gusti di M. Beh, Stregoli, se dipende, perché comunque Briatore ha una certa età, comunque non sta benissimo, non è messo benissimo in questioni di salute. Se si volesse risposare, penso che Nanni farebbe comunque un buon acquisto, no? Poi bisogna vedere come sta a livello di piccioli, ragazzo, insomma, se ha abbastanza soldi spicci in tasca, perché insomma, se non ne ha, ciao, Però cioè. adesso ha migliorato, è dimagrito, si è fatto un po' di plastichina alla faccia, il cervello è Ma sempre uguale. aveva un tumore, mi sa, vicino al cuore? Non lo so, non l'ho saputo, non ho saputo dei Ultimamente è suoi stato operato problemi. per un problema che aveva, per una cosa che aveva vicino al cuore, quindi non è che sta Ah. proprio bene, 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 bene di salute. Quindi, allora, però bisogna dargli atto che ha una buona memoria, si ricorda tutto di tutti qui, dice Alessia, sì, meglio di me, meglio di me. Nanni, Briatore piacevole quanto un paio di emorroidi. Invece Roberta dice, Grampi, immagina la donna che sta lì incarognita, che scardina via l'albero, si incavola ancora di più perché non riesce a spezzare il ramo per frustarti, dice Roberta. A me invece mia madre praticamente faceva volare i famosi UFO, cioè praticamente le ciambelle. Mia mamma usava gli zatteroni come ciambelle, quindi non me ne dico niente, ragazzi. Allora, brava finestra, hai capito tutto. Ebbene, Anni. È vero, Alessia, sono d'accordo con te, dice Mestizia. Infatti, è stata la pizza. Ciao Paola, buonanotte. Ciao, tra un po' andiamo pure Buonanotte noi Paola, alle sì. 3:15 andiamo tutti, perché domani arriva la ragazza che mi fa le pulizie e devo fare tante tante robine, ragazzi, per Anch'io domani. domani giornatina. Tu Domani hai devo pulire.
Allora, voglio provare a dovuto. pulire la lavatrice, ragazzi, con una Ah. spazzolina che mi ha consigliato Laura Tatiana. Praticamente ho comprato questa spazzolina che usava anche lei. Ha detto che è buonissima per pulire la. Sai dove ci sta la, come si chiama, Anna Maria, La la gomma del plastica? cestello, la gomma del La plastica. cestello. La gomma del cestello, bravissima. E voglio provare a pulirle così, no? Vediamo se i ragazzi non scardino la gomma del cestello, andrà tutto per Beh, il ma meglio. fai piano perché quella, se no, poi non si chiude bene l'oblò, ti rimane sempre. Allora, la tizia delle pulizie che tiravano ovunque, fino a... no, 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 questa è non mi ravana, devo dire sinceramente, non mi ravana ovunque, però è pure vero che io non gli lascio niente a portare di quindi sarà per quello che non mi rava, non lo so, in ogni caso non lascio niente a portata di mano. Notte. Ciao. Una Vai, sì, finestra, con arriva l'ombra. la donna delle pulizie, le pulizie. No, allora Nanni, Andrea, io faccio così, nel senso arriva la donna delle pulizie, però giustamente quando arriva la donna delle pulizie, per esempio, io le faccio fare, che ne so, le pulizie della casa, che può essere lavare per terra, no? Mettere a posto, spolverare, tutte le altre cose, e io magari, che ne so, mi pulisco il forno, mi pulisco la lavatrice, faccio le lavatrici, no? Perché... Insomma, raga, non è che posso far fa tutta a lei, nel senso, comunque, Cioè alcune la cose casa è che posso grande dire. anche. Ma non è grande la casa, perché 120-130 metri quadrati non è grande, Ah, però... Vabbè, beh, sì, una nicchia. non è grande, Maria. Ma insomma. Però, insomma, quelle cose che posso fare io, ragazzi, me le faccio io, nel senso, perché devo caricare tutto sopra di lei, nel senso. Non so, ve l'ho detto l'altra volta, non sono una di quelle che, ah, stai andando, allora finiscimi a pulire. No. Io alle ragazze, a tutte le ragazze che ho avuto, ho detto sempre: guarda, io ti dico, per esempio, fai questo, questo, questo e quest'altro, ma se non ce la fai oggi, lo fai la prossima volta che vieni, nel senso, non è che mi devi fare tutto, perché, raga, fanno già un lavoro che è pesante, pesantissimo, raga. Quindi, ci sono persone, ragazzi, che, Anna Maria, tu forse me lo sai dire meglio di quello che dici tu. Ci sono persone che tentano di ottimizzare quello che spendono, nel senso, io ti do 10 euro all'ora, tu per questi 10 euro mi devi spolverare, scopare, lavare, pulire Sì, i vetri, eh? è vero, ti Io invece strizzano. preferisco, eh? Ti spremono. Ti spremono, capito? Cioè io sinceramente non sono dell'opinione, ecco. Anzi, quando veniva la ragazza che faceva caldo, io la cosa che le dicevo, perché ne avevo un'altra prima, le dicevo: guarda, e lo dico anche a questa che ho adesso, quando non, se vedi che ti senti stanca, se vedi che ti stai sentendo fiacca, siediti sulla poltrona, in frigo ci sono bevande fresche, siediti, riposati un po', cioè, ragazzi, perché si devono sfruttare le persone? Punto interrogativo. Assolutamente non sono così, ecco, assolutamente no. Allora, Finestra è una signora, non di altri tempi, dice Alessia, brava Finestra, grazie, ma penso che siamo tante persone a far così, Andrea, non credo di essere l'unica. Finestra, ma i puri topolini che aiutano, ma è capitata stile Cenerentola? Non Anni, però i gatti che la seguono passo passo, praticamente. O gli stalker che la seguono passo passo, soprattutto una. Io quando sono andata in viaggio di nozze in albergo, il letto la mattina lo rassettavo io, non mi sembrava giusto approfittare della donna delle pulizie, dice Mestizia. Allora, Mestizia, io queste cose non le faccio, ti dico sinceramente, anche perché poi gli faccio fare doppio lavoro, perché di solito, teoricamente, quando vai in albergo te cambiano le lenzuola, no? E quindi, cioè, se io mi rifaccio il letto, poi quella deve scardinare il letto, cambiare le lenzuola e rifare il letto, quindi... Ma dipende tu cosa chiedi alla reception, cosa chiedi, se il pulizia tutti i giorni o il cambio della lenzuola, non so, dipende quanti giorni stai lì. Siccome si paga questo servizio, Ah, dipende. Se se tu si paga è dici un'altra questione, ma se te lo sì, fanno no, è perché... questo. No, perché io ho lavorato per questo, almeno qua ti dico che così, tu magari stai una settimana. E richiedi le pulizie un giorno sì, un giorno no, hai capito? Un giorno entro, il giorno dopo no, perché ti mettono un coso fuori rosso, no? Di non fare la camera, non entrare, non fare la camera. Perciò non è detto, perciò certe le lasciavano proprio uno schifo, distrutte.
altre persone invece tiravano su, capito? Facevano, sistemavano perché non volevano, perché si paga a parte. Tutti i giorni un costo, una settimana senza fare niente, non paga niente di pulizie, un giorno sì, un giorno no, si paga diversamente, capito? Non capisco. Allora, brava Fini dice, ma che carina la nostra finestrina. Grazie, io ti ringrazio, ma ribadisco, penso che lo facciano tanti, no? Ci sono quelle persone appunto che si approfittano, ma ci sono anche le persone, ragazzi, che si rendono conto che insomma è un lavoro comunque pesante. Ecco. Dice Alessia, CJ, guardia di casa, dice Grampi, sì, ma non è CJ, è la piccoletta, è Nanà, che va, la segue praticamente, non la molla un attimo. E sta lì che guarda quello che fa e quello che non fa, tant'è che a volte scherziamo io e sta ragazza perché mi dice che mi mandi i gatti a guardare quello che sto facendo praticamente. Con la Allora, adesso microcamera, sì, bravissima, gli devo qua in mettere una cosetta. fronte. Allora, Alessia dice: io ho un'amica che proprio oggi mi diceva che in 3 ore le ha fatto spolverare e pulire tutta la casa, vetri, 2 terrazze, infine pure stirato. Un lavoro che secondo me viene sottovalutato, dice Alessia. Che viene sottovalutato Alessia Alessia e che viene pure sfruttato, ribadisco, no? Io ho avuto una ragazza che quando aveva me e aveva un'altra signora dove andava a fare pulizie e parlando mi ha detto, si era lamentata del fatto appunto che stava lì, che poi questa era una ragazza, vi dico sinceramente, una di quelle ragazze che gli lasci la casa in mano, Anna Maria, praticamente ti fa di tutto. Non è Ma che si, come ti posso dire, Anna Maria, si si adagiava o risparmia, faceva non si piano, risparmia, sì. assolutamente no. E lei mi si lamentava del fatto, dice, sai, quando vado da questa persona, a parte il fatto che mi sta sempre sul collo, praticamente se faccio qualche cosa sta sempre là a guardare, no? E mi dice, no, fai così, fai colà, fai così, fai colà, dice, ma poi quando finisco finalmente, che si fa una certa, mi ritrovo a casa, comincia, ah, ma scusa, mi sono dimenticata, mi pulisci là, scusa, mi sono dimenticata, mi fai questo, scusa, mi sono dimenticata, mi fai quell'altro. Come se lei, e poi ovviamente non le paga i piccoli straordinari che fa, insomma. Perché approfittarsi delle persone, raga, in questa maniera? Note Allora, ragazzi, mestizia. dopo il cinese, il McDonald's, il kebab di Gianluca Vacchi, dice Vex, meno male che era in crisi, ciao a tutti. Ciao Vex! No, non è filippina, io ho avuto delle italiane come persone che mi aiutavano in casa. E poi ha avuto una marocchina praticamente. Allora, Nanni, tanto di cappello perché immagino anche a livello fisico i dolori che possono venire nel tempo. Infatti, adesso Nel scusate, vado tempo sì. avanti. Purtroppo Ciao Mestizia, buonanotte, un bacione. nel tempo sì. Io sto pagando adesso tutti i miei anni, causa mia, non ho studiato, diciamo che ho fatto il No, ma Anna lavoro Maria, sai che di non c'entra il fatto di manovalanza. aver. Non c'entra il fatto di aver studiato meno, perché purtroppo ci ritroviamo in un periodo, ci siamo ritrovati in un periodo, a parte il fatto del Covid, no? Tutto quello che possiamo aver No, ma io passato, sto ragazzi, parlando un periodo di dei miei lavoro. tempi, capito? Cioè, i miei tempi, diciamo che io non è che potevo pretendere, avendo la terza media e basta, andare a fare un ruolo che non avevo studiato, giusto? Segretaria, impiegata, contabile, questo. Però Avendo fatto. quello che ti voglio dire io, Anna Maria, che ci sono anche tante persone che magari comunque hanno studiato, però che il lavoro non lo riescono a trovare, il lavoro nel loro settore, quindi si Sì, accontentano. certo. Però diciamo, io ho cominciato a 14 anni a lavorare di manovalanza e ho cominciato i problemi, diciamo, li ho avuti dopo 20 anni. Mi sono ritrovata ad arrivare qui in Francia dopo 2 anni che ero qui a fare l'ultima operazione con tutto quello che ne è arrivato, capito? Cioè sto parlando per il mio caso perché è un lavoro di usura, capito? È lo stesso movimento ripetitivo di usura. La mia amica ha 65 anni a luglio, ha 12 famiglie, 12, lavora dal lunedì al sabato, dalla mattina alla sera e mezza domenica mattina. Guardate, tanto di cappello, tanto di cappello. Assolutamente sì. Allora, Mamma mia. dice Vex, mi raccomando ragazzi, se volete risparmiare non andate al supermercato, solo cena da asporto. Vex, tu Adesso non sei. stiamo parlando d'altro comunque, non è che volevo romperti le uova nel paniere,
Allora, vestizia notte, a furia di fare sforzi, purtroppo il corpo ne risente. Sì, Grampi dice, il tipo, il dado si è spaccato la schiena dal troppo lavoro. Sì, poverino lui, poverino, poverino. Alexa e Anna Maria, dovete darvi pure voi al mondo del mukbang. Allora, Vex, la mia massa muscolare, ti dice no, grazie. Non Ma ne darò. infatti. Comunque ne abbiamo parlato, Vex, mi sembra proprio ieri abbiamo parlato di sta cosa, quindi non tornerei Andrea, sola. sì, perché lavora praticamente una famiglia al mattino, al pomeriggio, una mattina, al pomeriggio, al pomeriggio, 12 famiglie. Sì, sono appena arrivato, pensavo fosse una critica alla cerchiettata da come parlava Anna Maria. No, No, purtroppo non era una assolutamente critica no. alla cerchiettata, era un resoconto della vita di tutti i giorni, No, 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 praticamente. no. A me non piace quel tipo di discorso, come sapete, l'abbiamo parlato ieri, mi sono già trattati i maroni, io preferisco parlare d'altro. E chiuderei tutto il discorso, Vex, col dire che chi dona sappia a chi dona, appunto, dopodiché facesse quello che gli Basta, va. basta. E quindi, ragazzi, anche quello, no? Tutti i lavori sono pesanti, però ci sono certi lavori veramente che, insomma, appunto, sono pesantissimi. Quindi, dare una mano, no, ragazzi, alleggerire per un certo verso, perché no? Allora, mamma mia, ma anche respirare e ad essere a contatto con i detersivi, eccetera, in continuazione. Sì, ma diciamo che quelli industriali non sono tossici, insomma, bisogna stare, non devi mescolare, ecco, non devi mescolare, fare la piccola chimica, non devi farla. Però diciamo che sì, non mescolare mai la candeggina e l'ammoniaca, candeggina e acido muriatico, non si mescolano, ecco. Però Candeggina diciamo comunque con che altri materiali non li mescolate mai, ragazzi. non si mescolano, non si mescolano. Ma poi io vi dico la verità, a me piaceva, mi piaceva proprio, anche adesso nel mio piccolo, perché non ho più come sta, però a me piace pulire, mi soddisfa, mi piace ritirare, spolverare, sistemare, mi piace proprio, mi piace tanto. Forse è quello che lo fai più con leggerezza, diciamo, no? Però diciamo che è veramente faticoso. No, non siamo, pensiamo ai muratori, pensiamo a chi fa gli asfalti e le strade, insomma, anche quelli non scherzano, Allora, ecco, questo è importante, tipo varichina e aceto, dice Grampi. Ecco, questo è interessante, Anna Maria, io di prodotti non ne so niente. Non si Appunto, mescola mai la evitiamo, candeggina con niente. evitiamo di mischiare, non fate come me, ve l'ho raccontato, ma ve lo racconto questa cosa. Siccome avevo letto, no, avevo visto delle persone che si facevano il detersivo in casa, io colta da un attimo del fai da te, ragazzi, ho detto me la faccio pure io, no? E avevo il panetto di sapone, praticamente, alga, mi sembra che fosse. Ho riscaldato l'acqua del rubinetto, ci ho buttato sto panetto di detersivo alga e quando il panetto di detersivo alga si è sciolto nell'acqua calda, ci ho buttato il percarbonato di sodio, che praticamente Brava. sarebbe quello di cui è formato il vanish, ok? Tipo ossigeno attivo, raga. L'ho Sì. buttato dentro e proprio come il piccolo chimico mi ha fatto praticamente L'eruzione. l'eruzione del vulcano, Sì, ragazzi. brava, brava, L'eruzione brava. del vulcano, non Brava. sapevo più come fermare sta pentola, Anna Maria, che rovesciava tutto fuori, e praticamente dopo sono dovuta stare una mezz'oretta a pulire tutto il casino che avevo fatto. Vero è che Quelle mi è venuto cose, tutto. sì, certo, ma no. L'unica cosa che si possono mescolare è il bicarbonato di sodio con limone, gocce di limone, stop. Altre cose chimiche, no. Guarda, è stato un macello, che scena, sì Alessia, Alessia, che scena, perché poi proprio come un vulcano in eruzione, no? Bolliva e usciva, sto liquido Certo. tra il giallo e lo schiumoso, no? E Bello. ribadisco, ci ho messo tempo Un per film horror. pulire, devo dire che è venuto tutto bello pulito e profumato, però insomma, la cucina, perché poi tutto mi si è riversato ovviamente sul coso da cucina, quindi raga, mai più detersivi, se li voglio, ragazzi, me li compro.
Allora, per avere il minor rapporto di rischio per lavare e lavarci, dovremmo usare saponi formati da grassi animali, quelli fatti in casa. No, 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 quei grassi animali, per carità, no. Io avevo degli zii praticamente che avevano la campagna, no, Anna Maria, e quando uccidevano il famoso maiale, ragazzi, facevano di tutto col maiale, dalla sugna, sapone, passando per salsicce, prosciutto, e tutto. Cioè, ti dico sinceramente, mai riuscita a usare una No, cosa del no, no. genere. Ma Preferisco poi il ci sapone di sono, vasica. sì, ecco, ci sono tante cose antiche, tipo la vinaigre, l'aceto bianco, ecco, vinaigre, qua c'è la vinaigre, c'è la candeggina, sempre da usare diluita con le dosi giuste scritte sulla confezione, c'è il bicarbonato di sodio, il percarburato, c'è l'ammoniaca, qui l'ammoniaca non si trova, però sempre da stare attenti per L'ammoniaca, i per esempio, non mi vapori. piace per niente, puzza in una maniera. A me piaceva, qui non la trovo. C'è l'alcol per usare per le pulizie. Ci sono dei prodotti senza, lasciamo stare, insomma, è sempre un po' di chimica. E poi dopo anche i saponi di Marsiglia, i saponi dei piatti sciolto per lavare i vetri, che gocce di sapone dei piatti. Insomma, ci sono dei piccoli trucchetti. E poi il famoso olio di gomito. Allora, però meno male che non ti ha rovinato la superficie in cui si è riversato. Infatti, adesso avevo paura, invece no, cioè, ha pulito, ecco, però non ho macchiato niente. Puoi sempre usare i guanti per evitare ustioni, dice Grampi. Lavarsi con le ottiche rinfrescante, dice Stregolina. Alessia dice Buonanotte, Gio Stregolina, Mimmo. Stregolina dice Vex, prima ci si deve andare a cagare sulle ortiche. Ciao Trincia, io non riesco a togliere il bruciato da una pentola che ho rubato dal padre, porcaccio cane. Roberta, allora si vende, io perlomeno uso quella, mi ci trovo benissimo, la Calinda si chiama, ed è una polvere che tu metti praticamente dove c'è il bruciato, bagni un pochino la parte dove è bruciata, metti Solaia, questa solaia in Calinda. polvere. La lasci un po' agire, dopodiché vai di spugna quella che gratta, o meglio ancora di retina, quella che gratta, vedi che ti pulisce tutto. Allora, con il lardo ci ingrassano i dadi per avvitare, dice Grampi. È stato un piacere seguirvi, Mauro Vado, augurando a tutti una buona notte, alla prossima. Ciao zio Mimmo. Buonanotte. Mamma, che nervi quando ti si brucia qualcosa nella pentola, due balline. Robby, lascio l'ammollo per un mese, vedrai che si scrosta, dice Alessia. Per fare due popcorn e merda, due pentole ho bruciato, cioè, dice Roberta. Roberta non sa fare i popcorn. Comunque, Roberta, ti ragazzi. do un consiglio, te lo consiglio spassionato, buttala via e compra la nuova. Con i popcorn Rinuncia c'è poco da fare. Calinda, si chiama Calinda, ti faccio vedere com'è, L'Aiac scusami, in e poi polvere, l'Aiac in la polvere. ti faccio vedere com'è. Io la uso e mi trovo bene anche per il fondo delle pentole, raga. Allora, Calinda al limone in polvere, raga. Eccola qua. È questa qui. Niente di che, ragazzi. E poi ci potete pulire di tutto e di più, pure sanitaria. Cioè, la questione è che è in polvere, però è scrostante. Sciacquarla a due palle. Però, Anna Maria, io lo trovo Beh, quella buono. pentola sì, però anche il CIF crema sui sanitari, ok, carino, però sciacquare. Allora, questa è la Calinda, è fatta così Sì. proprio. Come vedete, fatta così. E io a casa mia la Calinda non manca mai perché pure a me le pentole ogni 2 per 3 mi si bruciano. Allora, mi salverò questa live, dice Lex. Roberto, devi farle al microonde. Ah, raga, mi state a fare un corso su come pulire casa, fatemi pure il tutorial sulla lavatrice, così sono pronto per andare a vivere da solo. Teoricamente, Lex, praticamente non lo so. Comunque, Sì, ragazzi, vai, se anche avete ne sentire. l'offerta, io direi di andarcene belli a letto. Ragazzi, vado che domani lavoro, appunto. Andiamo Anche noi, domani ci tutti. abbiamo tutti una giornatina un po' particolare. Ragazzi, grazie, grazie di tutto. Finestra, lo metti nella lista Amazon? Assolutamente sì. Metto quello e poi metterò anche altro, non vi preoccupate. Comunque, un bacione a tutti, ragazzi, una buonanotte e se volete ci sentiamo domani alle 21 più o Sì, meno. ecco, te lo stavo Ciao dicendo, non alle 11, se no, ciao. E prepara a qualche cosa da giocare. tutti. Va Giochiamo bene, domani. troverò qualcosa da giocare. Anna Maria vuole vincere, ragazzi.
un Ma bacione no, a voglio tutti. Sì, giocare, vincere non mi interessa. ieri hai stracciato tutti, Anna Maria. Ma cosa c'entra? A me non mi importa. A me piace rispondere, ridere e sparare delle minchiate. A me non Ah, interessa perfetto, vincere. ma quello lo fai anche senza gioco, quindi. Allora, ciao a tutti e buonanotte.